Buonasera a tutti e benvenuti qui a questo webinar che riguarda l'acquisizione delle prove nel processo del lavoro. L'argomento è abbastanza complesso e complicato, forse ostico per qualcuno, però gli illustri relatori che saranno così gentili da rendercelo più fruibile per tutti. Bene, diciamo abbiamo ospite naturalmente il dottor Gennaro Francione, che è il nostro giudice del Tribunale di Roma. Buonasera Gennaro. Ciao. Poi abbiamo l'avvocato Franco Di Teodoro, che è del Foro di Teramo. Buonasera, avvocato. Poi il dottor Daniele Colucci, consigliere della Corte d'Appello di Napoli. E moderatore, naturalmente, io, Davide Cannella, ormai investigatore di lungo corso, e il dottor Eugenio Dorio. Buonasera, Eugenio. Allora, l'acquisizione delle prove nel processo del lavoro. Beh, insomma, l'acquisizione di prove assolutamente è identica per quasi tutti i settori delle indagini e del processo tout court. Però nel processo del lavoro ha qualcosa di leggermente diverso. Beh, ce lo chiariranno naturalmente. Io passerei subito la parola al dottor Gennaro Francione. Gennaro, prego, a te la parola. Non voglio fare introdurre Eugenio, no? Sì, va bene, non è un problema, perché giustamente c'era il titolo, perché Gennaro, tu hai preparato proprio un titolo ad hoc per il tuo intervento, perché effettivamente noi che tu ovviamente come magistrato hai sempre parlato di prove legali da questo punto di vista, con particolare riguardo poi a quello che è l'ambito del diritto penale, del processo penale. Ora a questo punto è stata bella questa tua iniziativa, cioè di dialogare oggi, quindi questo sarà il titolo del tuo intervento, se non vado errato, la tavola delle prove legali, appunto da te elaborata in collaborazione con molti altri professionisti, si estende al diritto del lavoro. Quindi ti lascio parola, ti lascio relazione, grazie. Ecco, no, grazie a voi. Allora saluto tutti i relatori e tutti quanti gli uditori, ma quasi siamo tutti d'ora a cominciare da me, perché io ho posto come quesito il dilemma fino a che punto nel diritto del lavoro si estendono tutte le metodologie di prova. C'è un microfono aperto, scusate, Sì, ci penso io. Loredana? Ecco, perfetto. Prego, Allora, Gennaro. dicevo che l'ho posto in maniera dilemmatica perché in questo webinar io fungo da apripista. Gli apripiste chi sono? Quelle che sulle nevi cominciano a ammorbidire un pochettino la neve in modo che poi diciamo così, i cannoni, gli atleti forti possono andare avanti. E qua abbiamo due giuslavoristi, il collega Colucci e l'avvocato Di Teodoro, che dovranno poi dire la loro anche per aggiornarmi, perché i miei interventi nella materia giuslavorista risalgono appunto a quando fino al 2007, quando eravamo invasi da omicidi o lesioni colpose collegate a infortuni sul lavoro. Quindi io faccio da apripista e quindi l'ho posto in maniera dilemmatica. Dilemmatica in rapporto a che cosa? Dunque, allora noi stiamo elaborando. Siamo una 25 persone, io sono il curatore, ma qua ci sono altri partecipanti, il collega Colucci che praticamente ha fatto una bellissima presentazione, quindi è che in linea, io in genere mi reputo una mosca bianca tra i giudici, ma non sono solo, ci sono un po' di mosche bianche, ci sta pure il collega Colucci, poi c'è il nostro maestro investigatore Davide Cannella e c'è anche il biologo forense Eugenio Dori. Quindi siamo 4 su 25 più o meno che stiamo elaborando questa tavola delle prove legali. Ora, non tutti sanno cos'è questa tavola delle prove legali, quindi loro lo sanno, ma lo devo spiegare, no? Allora, la tavola delle prove legali nasce, che poi sarà diciamo, il modello sulla base delle quali poi io aprirò la pista e chiederò appunto ai nostri interlocutori principali, che sono il magistrato e l'avvocato, come si rapportano questi nuovi criteri alla materia probatoria del giuslavorismo? Ecco, la tavola delle prove legali. La tavola delle prove legali nasce da un mio progetto istituzionale, nel senso che io nel 2000 sollevai questioni di incostituzionalità del processo iniziario. Il processo iniziario è di per sé irrazionale. I processi vanno per prove, come aveva detto il codice Rocco, non per indizi gravi e precisi concordanti, come poi detto dai giudici ed elaborato dal codice Vassalli, nel quale sembra che il
che il sistema degli indizi gravi e precisi e concordanti sul sistema estremo. Infatti si dice le processi vanno per prove, a meno che non ci siano indizi gravi, precisi e concordanti, dal che uno può arguire che si tratti di un criterio estremo. Tutto il contrario. Mentre dovrebbe essere il 90% quantomeno, così, secondo una logica basata sulla letteralità del testo normativo, dovrebbe essere il 90% di processi per prove, il 10% di processi per indizi, che è un caso estremo. Tutto il contrario, il 90% sono per indizi e il 10% sono per prove. Dal che gli errori giudiziari sono a go-go. Guardate, ce ne stanno tantissimi. Da un'elaborazione minimale sulla base dei risarcimenti fatti al Ministero di Grazia e Giustizia, risulta che, quindi risarcimenti fatti, quindi soltanto quello, risulta che ogni 8 ore una persona innocente viene messa in carcere. Ma vi rendete conto? E noi siamo a discutere. Ogni 8 ore. Cioè in questo momento viene messo un innocente in carcere. Stasera ci facciamo la cena e sarà un innocente in carcere. Una volta ci svegliamo c'è un altro innocente in carcere. E questo tutto l'anno. Allora alcuni dicono, qualche collega, che è fisiologico. Ma quale fisiologico? Ma come? Ogni 8 ore viene messa una persona in carcere, è fisiologico. Allora molti la prendono con i giudici, colpa dei giudici, degli errori, ma non è così, non ve la potete prendere con i giudici. I giudici, anzi, applicano un sistema consentito al legislatore. Quindi la colpa è dei giudici. Qualcuno ha detto in qualche posto in queste ore, diciamo, ci sono pure dei giudici che ci calcano la mano. In tutto caso non potrai mai sapere se un giudice diciamo, è responsabile. Non so, potrai mai sapere se un giudice è responsabile o meno di questo errore giudiziario fin quando usa un sistema sbagliato imposto al legislatore, no? Va bene. Ho una piccola parentesi, un piccolo inciso. Io ho detto che ogni 8 ore 1000 persone innocenti vengono messe in carcere, però in questa statistica conto soltanto i risarcimenti fatti, non teniamo conto prima di tutto di coloro che potrebbero chiedere il risarcimento ma che non lo fanno, perché appunto poi ci sono una serie di sbarramenti per cui la Cassazione dà questo risarcimento, perché se c'hai fatto una minima attività che può aver impedito le attività di regolare esplicazione dell'investigazione, però non te lo dai il risarcimento. Altri proprio sono nauseati. Immaginate un innocente che deve andare a fare un altro processo per ottenere 4 soldi, se gliele danno. E infine non dimentichiamo che ci sono molti innocenti in carcere che nessuno riconoscerà mai. Questo è chiaro di lui, di queste revisioni che vengono negate a tutto lo spiano, va bene? Noi non sapremo mai praticamente quante persone innocenti sono andate in carcere. Cioè, comunque, approssimativamente, per una serie di calcoli matematico intuitivi, posso dire che il 50% delle sentenze sono sbagliate. 50% delle sentenze sono sbagliate. Allora, detto questo, sollevai questa questione di incostituzionalità. La Corte Costituzionale me la respinse in malo modo, così un po', più che in malo modo, in modo frettoloso, dicendo, perché io dicevo, il processo indiziario di per sé è irrazionale. Noi dobbiamo creare un nuovo processo basato sull'epistemologia di Popper. No, perché praticamente se il processo deve essere scientifico, dobbiamo creare una metodologia scientifica. Dobbiamo rivolgersi alla metodologia moderna della filosofia, della ricerca sul metodo scientifico da applicare. Applicare sia alla scienza che alla storia anche. Ma d'altra parte un processo è storia. Noi cerchiamo di costruire delle storie individuali, praticamente, no? E quindi mi rivolsi a Popper. Allora, cosa fece? Vi dico un attimo un po' per malvolo, cioè Popper dice che noi nella verifica di una qualunque teoria dobbiamo rilevare non soltanto gli elementi che sono a sostegno di una tesi, ma anche quelli che possono contraddirla. Soltanto quando l'esame è completo, sia pro contro, allora in questo caso quella tesi si può ritenere valida. Per esempio, se io sostengo che c'è la quarta legge di gravità, poi c'è tutta una serie di elementi scientifici, matematici e la porto al consesso degli scienziati. Ci sono alcuni che verificheranno la validità, ma ci sono altri che faranno la parte del diavolo. E quando avrò superato tutte e due i vagli, allora si potrà dire che la quarta legge di gravità esiste. O questo si applica anche quindi non soltanto alla scienza, ma anche al processo. Vedete, è una cosa complessa, ma d'altra parte però molto semplice. Se no che la Corte Costituzionale cosa fece? Disse no, se noi accettiamo la questione di incostituzionalità del giudice Francione, allora a questo punto qua il processo indiziario rimarrà senza metodo. No, cari miei, no, io continuo a dire dopo 20 anni, il processo non è che rimane senza metodo, io non è che voglio un metodo per il processo indiziario, voglio proprio eliminare. Non mi avete risposto, perché io ho detto che il metodo in sé è sballato, non che il metodo ha delle procedure non valide, e insomma non mi risposero.
Adesso, dopo vent'anni dopo, come il caso dei quattro moschettieri di Dumas, eccetera, eccetera, si è aggiunto a noi l'avvocato, noi perché noi ci consideriamo una triade. Spero che adesso, forse il quarto moschettiere, probabilmente potrà diventare il quinto moschettiere, giusto come ordine cronologico, il consigliere Lucci, che ecco, sorprendentemente, insomma, ha fatto la presentazione a quest'opera e qua veramente mi ha fatto felice, veramente. Allora, l'avvocato Simone Giordano ha risollevato la questione, respinta ovviamente, ma nel caso di Carta, no? Che era stato incriminato per aver rubato nei grandi magazzini. L'ho sollevato, però storicamente io ho fatto una preparazione affinché risollevo la questione alla luce del ragionevole dubbio e a tutte le condanne che abbiamo avuto alla CEDU, e certo, ecco, ha sollevato la questione di costituzionalità. Vi ho detto questo perché praticamente poi da questa questione che riguardava la pars destruens, cioè praticamente bisognava distruggere da questo il metodo Vassalli, tutta la struttura Vassalli, no? Che io reputo uno scolapasta perché è pieno di buco questa procedura Vassalli, no? Da questa pars destruens, siccome voi vi rincontro, io lo cito sempre perché guardi, quello è veramente è un benemerito, il collega invece Ferdinando Imposimato, no? L'unico forse che sostenne nel 2000 le mie tesi, tant'è vero che se ne innamorò, le sostenne, le portò all'Università dell'Aquila, quindi allora vicino a Teramo sta l'avvocato di Teodoro, all'Università dell'Aquila fece dei master in Svizzera, scrisse da solo con me per attaccare il metodo indiziario. Però in uno di questi pranzi o cene che facevamo insieme, lui con questo bavaglino si buttava con la testa del coso ed era pieno di salute, tanto è vero che quando un paio di anni fa il poverino è venuto meno, io mi chiedo, ma come può morire un uomo del genere? Comunque, fatto si è che lui, visto Gennaro, tu hai fatto la pars destruens, no? Riferendosi alla terminologia di Bacone, che è il fondatore del metodo scientifico, ormai bisogna creare la parte costruens. Allora, Ferdinando, che dobbiamo fare? Allora, secondo me? Allora, noi dobbiamo creare la tavola delle prove legali. E mi lanciò l'idea, però lui non fece nulla, nel senso che si limitò a darmi quest'idea. Allora, io adesso, con gli anni che sono passati, sto realizzando questo progetto di creare la tavola delle prove legali. Cioè, praticamente, il libero convincimento del giudice è un assurdo giudiziario, perché il libero convincimento col giudice, con gli indizi giudiziari, dimostra quello che vuole. Guarda, perché bastano pochi elementi messi se l'ha assemblato e come un romanzo indiziario si costruisce. Allora, quindi stiamo costruendo la tavola delle prove legali, che si fonda sulla epistemologia popperiana e su alcuni principi chiave, principi fondamentali. Allora, ecco, adesso io ve ne accenno un paio, ma ovviamente vi voglio rilancio, ho detto che sono un apripista, io non è che sono il giuslavorista in questo periodo, quindi sto facendo da apripista, io stesso sarò un tutore, nel senso che sentirò i miei colleghi, li chiamo colleghi perché colleghi di diritto, roba genere, anche tu lo fai a magistrato e l'altro è avvocato, io ascolterò con molta attenzione come tutto questo quacerbo strutturale tendente a ricostruire il processo eliminando gli indizi vanno messi fuori gioco, gli indizi possono al massimo aprire delle piste, ma dopo se non portano a prove il processo è fallito. Vabbè, allora vi accennerò due cose. Intanto una cosa voglio dirvi, io del campo giuslavorista, come ho già accennato prima, sono stato per anni invaso da omicidi e lesioni colpose, da infortuni sul lavoro, quindi la materia la conosco da questo punto di vista, dal punto di vista penalistico, e ricordo veramente la difficoltà che si aveva nell'accertare la responsabilità dovuto non sempre al macchinario mal funzionante, ma anche allo scorretto comportamento dello stesso lavoratore che provocava la sua morte e le lesioni in cui era corso. Quindi ben conosco veramente l'angoscia di risolvere questi casi, perché poi da un punto di vista, diciamo, di carattere generale, io posso dire che il dolo, anche là bisognerebbe dire con molte riserve, è molto più facile da accertare che non la colpa. Tanto è vero, un caso, ma lo accendo là soltanto, avete visto che cosa è successo col caso Bambini, che dove praticamente con un soffio, un alito di un uomo, si afferma la colpa cosciente e il dolo eventuale, e si scatta dai 5 anni ai 13 anni, 14 anni, quanti hanno dato. La colpa è una cosa delicatissima, perché è collegata, veramente, già il dolo è difficile, ma la colpa è veramente difficilissima. Ora, questo da un punto di vista, diciamo così, dal punto di vista puramente giuridico giudiziario.
Oh, da un punto di vista pratico, se avete visto la per alleggerire un pochettino il discorso che vado a fare, ho quasi finito, però poi leggerò l'input per vedere come il magistrato e l'avvocato mi indirizzano. La copertina è stata un mio escotaggio, una mia invenzione, perché originariamente quell'uomo che avete visto che piglia quella pallonata quella palla di piombo in faccia, no? Perché era un imprenditore. Allora, utilizzate per il lavoratore, perché no, vedi, si arriva questa palla di piombo in faccia e gli fa schizzare pure un dente. Era molto carino, perché poi un'altra cosa, io sono un drammaturgo, sono abituato a fare copertine, locandine, roba del genere, di libri, di teatro e roba del genere, e quindi allora vi devo dire che a me quelle copertine, a me il diritto, una cosa che non mi piaceva quando già fai il diritto, io avrei dovuto fare tutta arte, no? Sono un artista, avrei dovuto fare cose artistiche, al massimo il giornalismo. Una cosa che non sopportavo, no? È l'aridità delle copertine dei libri di diritto. Guarda, quelle sono da vomito, veramente. Guarda, ma io dico una cosa, ma perché mai sti libri, ci sono quelle che c'ha tutti uguali, maronna, sempre, guarda, sapete che la serialità è indice della morte, no? Tutti questi libri, no? Il digesto, tutti uguali, no? Tutto quello uguale, l'enciclopedia di diritto, tutto uguale, bum, 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 bum. Dici, ma ci sta qualche variante, no? Ci sono soltanto i numeri romani, 1, 2, 3, 4, però sono tutti uguali, sono mortuari, praticamente, se libreria di cose, vedete la mia libreria, non vado a guardare. Non perché mi voglio vantare, ma perché questo è il mondo non è fatto da quei libroni tutti uguali, in serialità e roba del genere. E quindi allora mi sono sempre chiesto, infatti ho rimproverato qualcuno che mi fa queste locandine così tutte fredde, madonna, guarda, io mi sento morto quando vedo queste locandine qua, ci toglio, facciamo una cosa, ecco, facciamo una cosa divertente, una, non divertente, perché è ironica, cioè, ho visto il film di cose di Manfredi, una cosa bella ha detto Manfredi, tu non è che tu sei bravo, non perché ti insegni la tecnica dell'ironia, tu sei ironico, cioè noi dobbiamo essere ironici, perché guardi, l'ironia non significa che noi non siamo seri, siamo risibili, però ci divertiamo, diamo un senso, perché io come potevo esprimere il fatto che il lavoratore è un povero Cristo nell'ambito della funzione con un'immagine, e allora ho preferito questa frase qua che gli arriva sta palla di piombo in faccia e gli fa schizzare un dente, che poi era rivolta all'imprenditore e adesso la prima volta al lavoratore. Ecco, quindi con questo scenetta amena, però adesso vi annuncio appunto una delle chiavi di volta. Allora, ci sono ovviamente delle leggi in questa tavola delle prove legali che stiamo elaborando, no? Allora, una di queste leggi, per esempio, è unus testis, nullus testis, un solo testo non può bastare. Qua, infatti, nella presentazione del benevole del consigliere Colucci, no? Lui ha detto giustamente, sono rimasto molto colpito, lui, il libro sotto 300-400 pagine sta arrivando, perché sono 24 che ci stanno magistrati, avvocati, periti balistici, neurochirurghi, psicologi, ci sta di tutto, ma appuntando sul punto sull'attendibilità, perché una delle cose che mi ha sempre colpito, in particolare in processi, diciamo così, un po' intimi, riguardando così, tipo se sono violenza sessuale, l'attendibilità, il giudice deve valutare l'attendibilità del testo, perché si dice la verità, ma come fai? Io 35 anni non ho mai capito se una persona davanti a me mi diceva la verità o il falso. Molte volte quello che dice il falso è più bravo di quello che dice la verità, ma molto volte poi dice il falso, ma non si accorge mai di dire il falso, perché sta convincendo tutti se stesso e poi convince anche te. Quindi questo è uno dei sistemi. Ma a parte questo, c'è tutta una ricerca verso la tecnologia in questo libro, quindi non so, le telecamere, l'utilizzo del DNA, esperti che vengono rigorosamente vagliati, ecco, la telecamera è uno degli altri argomenti, perché so che le telecamere sul luogo di lavoro sono vietate, eccetera. Ecco, quindi, allora, il quesito che pongo è questo, fino a che punto queste nuove metodologie che stiamo portando, per cui i processi vanno rigorosamente valutati nel campo del diritto penale, valgono nel processo del lavoro. Un altro rilievo che mi stava soggetto, una delle cose che rende più difficili, già in sé affermare la colpa, ho sempre reputato che è una cosa molto complicata, anche negli omicidi stradali, così, veramente è legato a un soffio davvero, perché appunto uno guarda dall'altra parte, quello si butta improvvisamente e va sulle strisce, allora poi lo condanni, no? Lo condanni perché stava sulle strisce, ma se chi lo si è buttato all'improvviso, no? Quello, anche se avesse guardato, l'avrebbe messo sotto lo stesso, come si fa? Soltanto una telecamera sul posto avrebbe potuto rilevare il dato. Per esempio, ecco un altro
piccolo elemento. Una delle difficoltà maggiori era, per esempio, nella catena di controlli, per esempio. No, per esempio, allora, io grande l'impresa, allora la colpa si estendeva per un incidente sul lavoro che portava lesioni o morte, si estendeva addirittura all'imprenditore, poi si scendeva al capocantiere, poi scendeva al capo squadra. Una cosa terrificante, perché ma come fai a dire fino a che punto? Già bisogna vedere come si è comportato il lavoratore, ma poi come fai a dire che il capocantiere poteva in qualche modo intervenire per evitare l'evento dannoso? Ecco, io ho gettato più che altro la chiave di quello che io adesso vorrei apprendere, no? Cioè, fino a che punto la testimonianza, soprattutto in caso di lesioni sul posto di lavoro, oppure la testimonianza di un collega di lavoro, ecco, fino a che punto questi elementi dichiarativi possono valere e fino a che punto con questi sistemi che noi abbiamo possiamo veramente vedere che esiste una colpa reale e non esiste, in fondo, poi questa la chiamo una responsabilità oggettiva, cioè quella se è fatto male oppure è morto e quindi si è colpito. Ecco, quindi io lascio, ho parlato di neve, quindi la cosa fresca, ma adesso lascio la patata bollente ai miei due colleghi e vediamo che cosa mi raccontano. Io sto qua col block notice, come ai vecchi tempi, per annotare le vostre istruzioni. Chissà che poi faccio una notarella della tavola delle prove legali che sta ancora in elaborazione, uscirà appunto tra un mese e mezzo. E quindi veramente intanto ringrazio per l'attenzione e mi avete fatto ricordare un pezzo della mia attività di magistrato. Vi ringrazio. Bene, bene, ringraziamo naturalmente. Ringraziamo, c'è un microfono aperto. Sì. Allora, ringraziamo naturalmente il dottor Gennaro Francione per l'introduzione. Hai dato, come dire, Gennaro, tu hai aperto, come dire, le danze. Allora, io naturalmente devo dire che in questa conversazione, in questo dibattito di lavoro, non ho grandi esperienze, quindi mi comporterò come un normalissimo acusmatico, nel senso pitagorico del termine, e non sarò un matematico, quindi non sarò un apprendista come Matesis, che dicevano appunto le due distinzioni. Come acusmatico starò qui a ascoltare naturalmente le relazioni dei professionisti che ne sanno mille volte più di quanto non ne sappia io, però voglio dare, come dire, un incipit, voglio lanciare, come dire, un sasso in questo stagno, visto che stiamo parlando di acquisizione delle prove del lavoro. Mi viene in mente, per analogia e per, come dire, una, chiamiamola anche una certa forzatura, mi viene in mente ThyssenKrupp. Ricorderete il caso del ThyssenKrupp, dove si verificò questo terribile incidente, dove poi furono imputati i responsabili, addirittura fu cambiato da lesione, addirittura omicidio volontario o qualcosa del genere. Bene, io direi di passare, se d'accordo, io direi di passare la parola, e se questo potrebbe essere, come dire, una spinta alla conversazione, quella che ho fatto poc'anzi io direi di passare direttamente all'avvocato Franco Di Teodoro, a lei, avvocato, per le sue conclusioni. Grazie e buonasera a tutti. E innanzitutto grazie per avermi invitato. Diciamo subito, e immagino che il consigliere Colucci sarà d'accordo, che il mondo del processo del lavoro è piuttosto distante, abbastanza distante dal mondo del processo penale. C'è un cambio di paradigma essenziale. Mentre nel versante del giudizio penale vige il criterio, come sapete meglio di me, del oltre ragionevole, oltre ogni ragionevole dubbio, il 533 primo comma, se non ricordo male, del codice di procedura penale, nel versante del giudizio civile e quindi del processo del lavoro, il criterio è quello del più probabile che no, oppure della preponderanza dell'evidenza, ossia della probabilità logica prevalente. In altre parole, nel giudizio del lavoro, in una controversia di lavoro, si potrebbe dire che oggetto della prova non è la verità
materiale che è un bene agognato da tutti, ma è la verità processuale, e la verità processuale si raggiunge esclusivamente in ragione del comportamento delle parti nel processo. Nel processo del lavoro vige il principio, infatti, vige il principio dispositivo, cioè la prova è nella libera disponibilità delle parti. Tanto più bravo il ricorrente a portare prove in suo favore, tanto più bravo è il convenuto a portare prove del fatto modificativo o estintivo della pretesa, e nel solco di questo comportamento il giudice decide la causa. In realtà l'oggetto della prova quindi non è direttamente l'esistenza o l'inesistenza del fatto incerto, mi viene da dire, bensì la verità o la falsità delle allegazioni, cioè di quello che le parti portano nel processo per desumere l'esistenza o l'inesistenza di un fatto. Quindi spesso c'è uno scollamento tra la verità processuale e la verità materiale, ammesso che la verità storica e materiale sia sempre una e non siano mille, naturalmente, come sapete meglio di me. E nel processo del lavoro, tuttavia, il giudice ha, non dico fortissimi, ma forti poteri di influenzare il processo stesso. Esiste infatti una norma, che è l'articolo 421 del codice di procedura civile, che consente al giudice di intervenire, diciamo, in maniera significativa nel processo, con dei poteri istruttori. Poteri istruttori che, è vero, la giurisprudenza ci dice che non consentono di supplire alla inerzia delle parti. In realtà, in concreto, un bravo giudice riesce a indirizzare il processo in un senso o nell'altro. Si badi bene, non sto dicendo che riesca ad indirizzarlo perché voglia favorire una parte a scapito dell'altra, ma riesce perché spesso nel processo del lavoro, diciamoci la verità, il processo del lavoro è un processo, non nascondiamocelo, fortemente ideologico, in cui non è difficile che una parte sia considerata tradizionalmente più debole, e spesso questa parte è considerata il lavoratore. Prevengo per onestà un conflitto di interessi. Io professionalmente difendo soltanto datori di lavoro e non lavoratori. Non è diciamo una scelta ideologica, la mia carriera è andata così, e quindi mi sono incanalato ormai da quasi 40 anni in questo modo, e non accetto difese dei lavoratori perché ritengo deontologicamente difficile andare, ecco, davanti al dottor Colucci una mattina con una casacca e la mattina dopo con un'altra, e quindi lo ritengo, diciamo così, lo riterrei imbarazzante. E quindi il mio punto di vista è già di per sé un punto di vista partigiano, particolare, cioè la parte del convenuto che deve difendersi con degli strumenti, diciamo così, meno affilati di quelli che sono concessi all'altra parte del processo, cioè al lavoratore. E come diceva poco fa il dottor Francione, il giudice, e in particolare il giudice del lavoro, ha un potere discrezionale nella valutazione delle prove particolarmente elastico, diciamo così. Vige infatti il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice. È vero, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, come dice l'articolo 116 del Codice Civile, ma è un principio secondo il quale il giudice valuta le prove libere, vale a dire le prove la cui efficacia probatoria non è determinata dalla legge, bensì appunto dal giudice stesso. E quindi è una logica essenzialmente induttiva.
argomentativa, dialettico-retorica, opinativa, non formalizzata. L'importante, dice la Cassazione, è che il giudice, quando decida una cosa, la decida motivando, cioè spieghi perché è giunto a quella conclusione. E non è difficile per un bravo giudice motivare una scelta anziché a scapito di un'altra. Tra l'altro, come sapete, oggi, in seguito a una riforma di qualche anno fa, è diventato sostanzialmente impossibile criticare in Cassazione la motivazione del giudice, a meno che la motivazione non sia macroscopicamente illogica, se non addirittura inesistente. Quindi per il giudice è relativamente facile, mi pare che l'abbia detto poco fa il consigliere Francioni, decidere la causa come ritiene, in base alla propria convinzione. Certo, non svincolato dalle prove, ma con un metodo argomentativo che gli consente di valutare le prove con un ampio margine di discrezionalità. Spesso accade, per esempio, nel rito del lavoro, nel processo del lavoro, che il giudice possa acquisire, addirittura possa considerare un argomento di prova, se non una prova vera e propria, che ne so, i verbali dell'ispettorato del lavoro. Capita spessissimo, ad esempio, che un accertamento compiuto dagli ispettori del lavoro determini determinate conseguenze pregiudizievoli a carico del datore di lavoro. E capita che l'ispettore del lavoro, nel proprio accesso ispettivo, abbia sentito delle persone, normalmente dei lavoratori, e quindi abbia raccolto le dichiarazioni di queste persone. Capita altrettanto frequentemente che poi, nel corso del giudizio, queste persone dicano delle cose diverse, dicano sotto giuramento davanti al giudice, delle cose diverse o parzialmente diverse rispetto a quelle che hanno detto davanti all'ispettore del lavoro, cioè fuori dal processo, senza alcuna garanzia del contraddittorio, senza che nessuno controllasse quello che hanno detto. E di fronte a questa difformità tra quanto reso dalle dichiarazioni rese davanti all'ispettore e dalle dichiarazioni rese come testimoni, in qualità di testimoni, quindi sotto giuramento, davanti al giudice, ebbene capita che il giudice vada a privilegiare addirittura le dichiarazioni rese davanti agli ispettori un anno, due anni prima, perché le consideri più genuine, perché rese nell'immediatezza del fatto e perché evidentemente rese senza la pressione psicologica successiva del datore di lavoro. Capita spessissimo, ad esempio, che il lavoratore porti come testimoni in una controversia i propri colleghi di lavoro, questo lo ammetto è inevitabile in determinate controversie, e qui assistiamo a valutazioni della prova addirittura opposte, capita, da un giudice all'altro. Chi ritiene che i colleghi di lavoro siano inattendibili perché in qualche modo portatori di un interesse sostanziale, se non processuale, all'esito della controversia, e chi invece li ammette acriticamente e considera come oro colato le loro testimonianze. Insomma, c'è di tutto nel processo del lavoro. E quindi, per venire a una prima sintetica risposta al dilemma che attanaglia il dottor Francione, e cioè se possiamo parlare di un catalogo di prove legali nel processo del lavoro, la mia risposta sarebbe sicuramente no, almeno nell'attuale ordinamento. Non esiste un catalogo di prove legali nel processo del lavoro, anzi direi addirittura che sosterrei addirittura, questo consesso me lo consente, che nel processo del lavoro le prove legali, immagino che il dottor Colucci sarà d'accordo, sostanzialmente non esistono. Mi verrebbe da dire che se discutessimo di prove legali probabilmente non ci sarebbe neppure la controversia, perché è difficilissimo che una causa di lavoro venga introdotta da un ricorrente che fonda la propria domanda sull'esistenza di una prova precostituita o di una prova legale, cioè un documento o altro. È raro, quindi si fa molto ricorso alle cosiddette prove libere,
su queste, la prova libera per eccellenza, la prova testimoniale, con tutti i margini di opinabilità che una prova testimoniale porta davanti porta nella camera di consiglio del giudice. E quindi noi assistiamo non a caso a una serie estremamente diversificata di decisioni che comunque, se volessimo proprio sintetizzare all'eccesso, potremmo riassumere in una formula secondo la quale, come dicevo poco fa, il giudice si deve lasciare liberamente convincere da quello che le parti gli portano sul suo tavolo, e purché motivi, qualunque decisione va bene. Insomma, per riprendere, abbiamo qui, oltre che un magistrato, un artista, e quindi per riprendere il suo invito a trattare il processo con ironia, a trattare le cose della vita con ironia, quindi anche il processo, come si fa a non considerare il processo come uno spettacolo? D'altronde, quanti film, quante pièce teatrali hanno visto e vedono il processo come oggetto appunto del film, come soggetto del film o della satira teatrale? E come non pensare che le cause in fondo possono essere decise e vengono decise, consentitemelo, come ci diceva il grandissimo François Rabelais in quel bellissimo pentaromanzo di Pantagruel e Gargantua, in cui il giudice Bridouille decideva le cause con, vi ricorderete, no? Bellissimo, le parti, ai dati ci arriviamo dopo, questo è il bello, le parti mettevano le carte processuali in sacchi. Quindi l'attore metteva le sue carte processuali in un sacco, il convenuto metteva le sue carte processuali nell'altro sacco. E il giudice, appunto, Bridouille, metteva sulla bilancia i due sacchi e tendeva a dare ragione al sacco che pesava di più. E se quando... quindi con tutto quel che, con gli avvocati che naturalmente producevano quintali e quintali di carte, e soltanto dopo appunto lanciava i dadi e la causa appunto veniva decisa dai dadi. E quando il giudice finì sotto processo per l'unico errore giudiziario della sua carriera, qui intervenne Pantagruele, che venne nominato appunto dalla Corte del Parlamento di Parigi, misero sotto processo il giudice perché aveva sbagliato. E perché aveva sbagliato? Perché aveva tirato i dadi ma aveva contato male il punteggio. E quello fu il suo errore giudiziario. E quando gli chiesero, ma va bene, caro giudice, che lei decida con i dadi, ma perché aspettare tutto questo tempo? Lui disse, ma perché le carte devono maturare, la causa deve essere matura per la decisione, e noi il fatto che la causa debba essere matura per la decisione ce lo ritroviamo nel nostro codice di procedura civile, quando nell'articolo 187 si dice che la causa viene introitata a sentenza perché è matura, e ancora oggi nel gergo giudiziario si dice la causa è matura per la decisione, e forse risentiamo ancora di questi influssi. Ma voglio dire, il giudizio per sorte è un giudizio appunto che trova tantissimi romanzi, tantissime pièce teatrali, mi viene in mente la letteratura francese perché mi piace tanto, che ne so, Racine, altro commediografo francese che aveva scolpito tre tipi di giudice. C'era il giudice che era bravo perché conciliava le cause, e allora c'era un giudice famoso, si chiamava Pierre Dandin, che scusate questa digressione, che appunto
era noto perché era autorevole e quindi bastava la sua parola a mettere d'accordo le parti, e allora il figlio, grazie a questa sua abilità, aveva ottenuto una posizione sociale, anche economica naturalmente, nel suo ambiente, e il figlio si lanciò nella stessa carriera. Ma anziché riuscire a conciliare le parti, come faceva sempre il padre, le indispettiva e le parti non si mettevano mai d'accordo. E il figlio se ne lamentava con il padre, il quale gli disse: ma tu non hai capito. E che cosa, papà? Tu intervieni troppo presto. Le parti devono dissanguarsi nella lite, devono spendere tutto quello che hanno e soltanto alla fine sono disposte a mettersi d'accordo per un niente. Anche famosissima in questo senso, ma l'episodio risale alla Fontaine, in un'altra favola, quando sempre lo stesso giudice passeggia in una spiaggia e trova due contendenti che si disputano la proprietà di un'ostrica trovata sulla spiaggia. Il primo dice: è mia, perché l'ho vista prima io. L'altro replica: no, è mia, perché l'ho annusata prima io. E allora il dilemma è: a chi dà ragione? Il giudice si avvicina, apre l'ostrica, si mangia l'ostrica e dà a ciascuno dei due contendenti il guscio vuoto e dice: spese compensate. La lite è risolta a spese compensate. Ottimo. E quindi i contendenti sono felici perché hanno saldato la faccia e non hanno speso nulla. Ecco, mi vengono in mente questi esempi nel parlare del processo e quindi del potere discrezionale del giudice. Non è naturalmente una presa in giro del dottor Colucci, che stimo e a cui voglio bene, naturalmente. Era naturalmente una allegra digressione sulla scorta dell'invito del dottor Francione. Voglio dire che indubbiamente c'è una grande differenza in relazione ai valori in gioco, mi rendo conto, tra il processo penale e il processo del lavoro. Ed esistono casi in cui la prova diretta di un fatto è logicamente o praticamente impossibile, per cui un processualista, come dire, verifobico rimarrebbe comunque scettico sulla funzione dimostrativa della prova e andrebbe alla ricerca sempre di qualcosa di più. Quindi indubbiamente ripeto, pronto? Pare che... No, Valentina, per favore, Valentina, e qualcuno ha aperto il microfono, in questo caso credo sia Valentina. Ho proceduto a silenziare. Perfetto. Avvocato, scusi. No, niente, indubbiamente mi pare, e poi concluderei per lasciare la parola al dottor Colucci, che nel processo del lavoro esistono, il giudice valuta sostanzialmente e principalmente le prove libere e non le prove legali, e nel farlo gode di un margine di discrezionalità piuttosto elevata, che gli consente appunto di valutare le prove a volte senza evitare, ecco, di esprimere dei giudizi di valore. Non necessariamente è una cosa negativa, ma è un fatto che va sicuramente registrato. Mi fermerei qui, se siete d'accordo, per non prendere troppo spazio, non so nemmeno quanto io abbia parlato, e poi eventualmente... Certo. Reintervenire ove fosse di vostro interesse. Bene, allora ringraziamo l'avvocato Franco di Teodoro, interessantissima l'esposizione di una serie enorme di problemi che esiste nell'ambito giudiziario, sia nell'ambito penale che anche nell'ambito del diritto del lavoro. E chissà perché la storia dell'ostrica mi ha fatto in mente Salomone che voleva dividere a metà il bimbo, no? Cioè, è un altro esempio di processo appunto salomonico, detto così, no? Tenga conto che il processo salomonico è citato da un antropologo del diritto, Henri Lévy-Bruhl, che diceva che la sentenza, o meglio la funzione della prova,
è quella di attirare sulla sentenza la ratifica del popolo nel cui nome essa è pronunciata. Cioè la sentenza è giusta se il popolo la trova giusta. E qui lascio a voi penalisti ogni valutazione circa l'influenza del dibattito mediatico sul giudice in relazione a determinati processi. Qui aprirei appunto la stura apriamo veramente le cataratte, perché ne abbiamo diffusamente parlato, vero Eugenio, anche in altri convegni, quando si potevano fare i convegni direttamente in persona. Di persona, sì, oggi invece. Vabbè, scusate un secondo, chiudo. Ecco, allora, beh, visto che non vogliamo ritornare all'ordelie, perché non possiamo ritornare, come dire, nel fare il sacco con i pesi, e non volendo appunto tornare all'ordelia, una giustizia ordalica che non può funzionare, io direi a questo punto di passare la parola al consigliere della Corte d'Appello di Napoli, il dottor Daniele Colucci. Buonasera, consigliere. Buonasera a voi tutti. Sì, grazie per l'invito. Io mi ricollego un po' a quello che hanno detto i due illustri relatori interventori che mi hanno preceduto e che hanno espresso delle posizioni effettivamente proprio sul piano, diciamo, sistematico, culturale, molto, molto diverse. Io vorrei provare a fare una sintesi, ecco, essendo un giudice vorrei provare a fare, per deviazione professionale, per così dire, un tentativo di conciliazione, nel senso che vorrei partire dalla produzione sulla tavola delle prove legali, vorrei partire dalla critica articolata che ne ha fatto l'avvocato Di Dodoro in applicazione al diritto del lavoro, sostanzialmente negando qualunque valenza a una tavola delle prove legali in questo ambito del nostro ordinamento, per provare a vedere, insomma, possibilità di convergenza e invece differenze irrimediabili tra i due settori. Io partirei da una considerazione che riguarda proprio il diverso taglio, la diversa impronta, la diversa funzione dei due ordinamenti, quello penale e quello civile. E soprattutto qual è la principale distinzione che noi vediamo proprio nella pratica giudiziaria tutti i giorni tra i due settori? È la prevalenza del fatto nell'ambito del diritto penale, la prevalenza invece del diritto, cioè dell'argomento in diritto, non tanto in fatto, quanto per quanto concerne l'ordinamento, il settore lavoristico, il settore civilistico in generale. Ma anche il fatto, perché ovviamente la tavola delle prove legali si riferisce principalmente al fatto, cioè alla ricostruzione del fatto ai fini dell'affermazione di colpevolezza, anche il fatto in sé, che pure ha un suo rilievo nell'ambito del processo civile, nell'ambito del processo del lavoro in particolare, si caratterizza in modo diverso, perché è diverso l'assetto di interessi regolato dall'ordinamento in questo ambito, in questo ambito propriamente lavoristico. Perché in un caso abbiamo la potestà punitiva dello Stato, c'è un soggetto che è sottoposto a questa potestà punitiva, per cui è chiaro che intervengono delle regole di garanzia e interviene quella regola codificata nell'articolo 530 del codice di procedura penale dell'affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi questo anche a scapito della verità effettiva se le forze dell'uomo non riescono a raggiungerla, perché c'è un'esigenza di garanzia che soltanto in presenza di una sicurezza del fatto è possibile far conseguire una certa statuizione giuridica di condanna e quindi di affermazione di colpevolezza. Questo non accade nell'ambito del processo civile, dove, come ricordava prima l'avvocato Di Teodoro, da un punto di vista logico, in considerazione dell'assetto di interessi diverso regolato dalle parti, dove c'è un assetto normalmente contrattuale, dove, vabbè, al di là, voglio dire, delle sproporzioni o delle differenze che pure vi possono essere tra le parti in determinati ambiti, ma comunque normalmente, diciamo, una causa civile investe una dinamica contrattuale, quindi delle parti almeno formalmente in posizione di parità tra loro, per cui lì prende appunto il sopravvento la regola baconiana, prima si parlava di Bacone, ne parlava il consigliere Francione, la regola baconiana del più probabile che non, perché è una regola, voglio dire, più logica appunto all'assetto di interessi che è regolato dal fatto in ambito civile. E poi il fatto in ambito civile e soprattutto nel nostro ambito lavoristico è molto caratterizzato anche dalle regole del processo, perché ci sono delle preclusioni e delle decadenze nell'ambito del processo del lavoro in particolare che sono insuperabili e che talvolta finiscono per dare al fatto, all'accertamento del fatto, una fisionomia ben diversa da quella che è la verità del fatto stesso, per quanto numerose
sentenze, insomma, dei giudici di merito della Cassazione ci dicono che il compito del giudice del lavoro è quello di ricercare la verità materiale, la verità effettiva. Però voglio dire, poi ci vanno fatte delle distinzioni nell'ambito del nostro contenzioso, perché per esempio una cosa, per esempio, è il contenzioso di tipo disciplinare, dove si possono trovare delle analogie con il diritto penale, perché anche lì c'è l'esercizio di un potere punitivo, per quanto il datore di lavoro non è lo Stato e non ha i poteri coattivi propri dello Stato, c'è anche quella patologia, voglio dire, quella particolare patologia che è la risoluzione traumatica del rapporto di lavoro. Buon pomeriggio. Pronto? E no, c'è anche qui un microfono aperto, per favore, chiudete i microfoni. Prego, consigliere, mi scusi. Anche quella patologia comunque, voglio dire, si risolve in un fatto contrattuale, quindi comunque diversa da quella che è la repressione da parte dello Stato di una condotta antiprecettiva. E poi, voglio dire, pensiamo al ruolo della prova indiziaria nell'ambito del processo del lavoro, mi ricollego agli articoli 2727 e seguenti del codice, del codice civile, che appunto è al servizio poi in realtà di interessi, voglio dire, di accertamento probabile della verità, che forse è la soluzione più giusta nell'ambito del processo del lavoro a fronte della limitatezza dell'uomo di arrivare sempre e necessariamente alla verità vera. Si pensi al collegamento? Prego, dottore, ha avuto forse un problema di linea, quindi un momento che infatti. Purtroppo è la situazione, bisogna fare di necessità virtù. Certo, certo. Prego. Posso andare? Sì, prego, sì. Pure. Ecco, quindi voglio dire, ricollegandomi, voglio dire il fatto comunque, la tematica del fatto comunque è caratterizzata molto dal processo e da un sistema di preclusioni che è estremamente penetrante. Io ricordo qualche anno fa suscitò un notevole scandalo il fatto di alcuni lavoratori di una società aeroportuale milanese che erano stati scoperti attraverso delle telecamere, delle testimonianze a rubare nelle borse dei viaggiatori. Era una, voglio dire, un fatto certo da un punto di vista quantomeno mediatico, perché erano state proprio trasmesse le immagini di questi che aspettavano appunto di essere nella disponibilità di questi borsoni per levare da questi borsoni tutto ciò che loro potesse servire, che potesse avere un certo valore, di metterlo in delle loro custodie e poi di consegnarle ai viaggiatori. Quindi una responsabilità, per così dire, almeno da un punto di vista così generale, mediatico, appunto sostanzialmente certa. Eppure qualche mese dopo si andò in giudizio, uscì la sentenza e questi lavoratori, diceva il vecchio articolo 18 dello statuto nella sua prima formulazione, questi lavoratori furono reintegrati e si gridò allo scandalo, si disse: ma come, questa magistratura che va a reintegrare questi ladri, non si può avere fiducia assolutamente in questi magistrati che si comportano in questo modo, che negano l'evidenza. Ci fu un'indignazione generale a fronte di questi episodi. E poi, insomma, andando ad approfondire, per chi era in grado o voleva approfondire, si scoprì che in realtà lo studio legale aveva commesso un errore banalissimo, che si era costituito per un disguido veramente, insomma, elementare, banale, si era costituito non 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, come prescritto appena di decadenza ai fini della richiesta di prove e dell'acquisizione del materiale probatorio, 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, ma si era costituito 9 giorni prima, vi era stato un disguido all'interno dello studio legale, per cui, poiché vige il principio che l'onere della prova della giusta causa del licenziamento a carico di parte datoriale, essendoci una decadenza per chi non si costituisce in quel rigido termine di quell'articolo 416 del codice di procedura civile, il fatto sostanzialmente non può essere provato, cioè la decadenza dalla prova, per cui quel fatto non esisteva dal punto di vista del diritto e il giudice conseguentemente, applicando le regole vigenti, ritenne l'assenza, la carenza di giusta causa e quindi pronunciò la reintegra nel posto di lavoro. Ma, dicevo, stando sempre in ambito probatorio, pensiamo alla grande importanza che ha la prova indiziaria, sempre nell'ottica bagogliana del più probabile che non, quindi in un'ottica probabilistica, che è quella, ripeto, più adatta al nostro ambito, che sarebbe invece grave adottare nell'ambito del diritto penale, pensiamo al ruolo che svolge la prova indiziaria, e quindi alla possibilità, alla probabilità o alla possibilità di arrivare a un fatto certo
a un fatto incerto da un fatto invece conosciuto, il ruolo che assume questa prova nell'ambito, per esempio, della prova del danno per risarcimento del danno non patrimoniale. Pensiamo a tutta la tematica del danno alla professionalità, del danno di tipo esistenziale, sempre nell'ambito, sempre nell'unitarietà del danno non patrimoniale, però ci sono delle fasce di risarcibilità per danni di tipo esistenziale, per danni di tipo morale, per danni alla professionalità, per danni all'onore della persona, che non sono così facilmente misurabili e anche nell'ANN non sono così facilmente, voglio dire, ricostruibili un danno effettivo, mentre non so, un danno biologico è misurabile in termini medico-legali, quindi attraverso una consulenza medico-legale è possibile dire l'ANN e il quantum del danno biologico, più difficilmente lo si può dire in questi altri ambiti del danno non patrimoniale. Ecco, lì ci soccorre molto la prova indiziaria, cioè alcuni indici ricorrenti ci dicono che effettivamente c'è stato un danno alla professionalità, effettivamente c'è stato un danno all'esistenza. Però, voglio dire, io capisco che anche nell'ambito del diritto del lavoro è diversa la ricostruzione, è diversa la dinamica della ricostruzione del fatto. Questo non vuol dire che il giudice debba procedere arbitrariamente o debba procedere in modo, voglio dire, secondo un libero convincimento svincolato da qualunque, voglio dire, parametro della discrezionalità. Però è inevitabile, nell'ambito del diritto civile e del diritto del lavoro in particolare, fare riferimento ai principi generali, d'altronde sono richiamati anche nell'articolo 12 delle preleggi, e principi generali che talvolta contengono delle antinomie, a volte vi sono una serie di principi generali che si contraddicono l'un l'altro, non so, si pensi al contrasto generale tra volontà e dichiarazione nel negozio, una tematica che interessa anche il diritto del lavoro, si pensi per esempio ai profili della responsabilità, responsabilità per dolo, responsabilità per colpa, responsabilità sostanzialmente oggettiva in alcuni casi. Voglio dire, quindi tocca al giudice anche fare una sintesi, perché nell'ordinamento si può trovare la sintesi tra apparenti antinomie o tra principi che sembrano e che sono in partenza rivali. È inevitabile per il giudice fare riferimento a delle clausole generali. D'altronde il nostro ordinamento civilistico e lavoristico abbonda di queste clausole, che sono quelli che gli antichi interpreti del diritto chiamavano gli organi respiratori del diritto, cioè consentono, voglio dire, alla norma che rimane immutabile nel tempo di adattarsi comunque a un divenire che talvolta è frenetico, no? Specialmente, voglio dire, la realtà di questi ultimi decenni è cambiata radicalmente anno per anno, anche in conseguenza, voglio dire, dell'evoluzione tecnologica, della conseguente evoluzione dei costumi, per cui ci sono delle clausole che consentono di adattare l'istituto anche a circostanze nuove e a tempi nuovi. Pensiamo alla clausola di correttezza e di buona fede, pensiamo nell'ambito del diritto del lavoro, in fondo è una clausola generale, anche la nozione di giustificato motivo di licenziamento, di giusta causa di licenziamento, cui prima facevo cenno. Io ho letto più di qualche sentenza in cui i nostri giudici, giudici di merito, ma anche qualche Cassazione, per definire l'assenza, la carenza di giusta causa nel caso concreto che stavano esaminando, parla del richiamo a un concetto di civiltà del lavoro, che è un concetto extragiuridico, e d'altronde, voglio dire, il diritto civile è permeato di una serie di valvole anche extranormative. Il diritto civile nel suo complesso, secondo il maggiore teorico del secolo scorso, il maggiore studioso, forse il maggiore civilista del secolo scorso, che è il padre anche della codificazione del 1942, Filippo Vassalli, il diritto civile che stava al di fuori in realtà dello Stato, e lui era proprio il teorico della tesi della extrastatualità del diritto. No, perché il diritto doveva essere regolato più che dalla invasività della legge, che doveva soltanto garantire, doveva essere regolato dall'autonomia delle parti e dalle regole che le parti si davano per regolamentare i loro interessi. Quindi più dalle parti, più dalla volontà delle parti che da quella che è l'intrusione della legge. È una concezione in parte superata, sappiamo, insomma, la tematica dell'intervento, della finalità dell'intervento dello Stato nell'ambito del diritto civile per riequilibrare posizioni che sono squilibrate. Però voglio dire, è un diritto necessariamente più complesso, dove il fatto acquista molto spesso un ruolo marginale, il fatto molto spesso anche incontestato, c'è cioè un largo uso nell'ambito del nostro contenzioso della
dell'articolo 115 del codice di procedura civile, per cui un fatto non contestato è un fatto sostanzialmente provato. Si discute in realtà sull'inquadramento giuridico da dare al fatto, molto spesso. E qui mi vorrei ricollegare a quell'esigenza di certezza che in realtà è sottesa alla tavola delle prove legali, perché la tavola delle prove legali è ispirata da una preoccupazione di fondo, che il giudice non faccia il romanziere, che il giudice non si inventi i fatti per arrivare a delle conclusioni illogiche, per arrivare a, soprattutto a, voglio dire, a dare una condanna, a infliggere una condanna a un soggetto per il quale non vi è alcuna certezza della sua penale responsabilità, perché il giudice si fa un film, come si dice, no? Attraverso il processo, attraverso l'elaborazione indiziaria, quindi degli indizi, si fa un film su quello che è accaduto, quindi una sequenza fattuale che non è sorretta da prove scientifiche, quelle di cui parlava il consigliere Francione, da telecamere, da intercettazioni, da microspie, quindi da tutti quegli elementi che possono dare certezza al fatto, ma viene ricostruito per via logica, per via indiziaria, per arrivare poi a una conclusione che può essere fantastica. Questo porta molta gente a stare in carcere ingiustamente, no? A subire, insomma, una reclusione che non dovrebbe subire perché magari il fatto non lo ha commesso, non vi è alcuna certezza che l'abbia commesso. Ecco, nel diritto civile, in parallelo, nel diritto del lavoro in particolare, in parallelo, noi non abbiamo tanto un giudice romanziere del fatto, ci lo abbiamo anche, perché se non c'è una corretta applicazione delle regole ermeneutiche, si finisce anche lì per travisare il fatto, ma ci muoviamo in un ambito in cui il fatto è necessariamente soltanto probabile, come dicevo prima, ma noi ci troviamo di fronte a un giudice romanziere del diritto, perché abbiamo una tale concerie di norme, di disposizioni normative, di leggi, di regolamenti, che purtroppo nel nostro ambito spesso possiamo dire con la stessa convinzione, con la stessa apparente fondatezza, possiamo dire una cosa e il suo contrario. Noi, è un'esperienza di tutti i giorni, noi possiamo esprimere sulla base di una stessa norma, possiamo esprimere un concetto, possiamo arrivare a una soluzione e possiamo arrivare alla definizione del processo in termini esattamente opposti. E questo, insomma, questo mina quell'esigenza invece di certezza del diritto, che è una vecchia tematica del diritto civile. Questa è la tematica del diritto del lavoro, cioè l'incertezza del diritto, che poi appartiene a tutto il dibattito giuridico del Novecento. Io vorrei partire dal libro, riguardo dal famoso libro che proprio nell'età della codificazione fu scritto e pubblicato, di Lopez di Ognate, del 1942, dove c'era proprio il primo tentativo organico di reagire alla creazione di un diritto libero, di un diritto di creazione del giudice, quindi di un diritto in qualche modo arbitrario. Questo scatenò un ampio dibattito nell'ambito della dottrina, anche della dottrina non soltanto civilistica e processual civilistica, ma anche nell'ambito canonistico. Intervennero Giacchi e Pio Fedele, le varie discussioni di contrapposizione tra certezza e giustizia. E questa è una dicotomia molto importante nel nostro contesto. Ci furono le varie elaborazioni di Carnelutti, di Calamandrei, lo strenuo difensore del principio di legalità, anche in un'età in cui la legge conosceva delle evidenti aberrazioni, no? Si pensi che erano gli anni delle leggi razziali, no? Che senza dubbio rappresentarono un momento di rottura drammatica, tragica del nostro sistema, ma proprio perché alla base c'era questa esigenza di certezza del diritto e si stava appunto nell'età della decodificazione, della codificazione che rispondeva a questa esigenza, no? Cioè di dare certezza all'ordinamento attraverso un'elaborazione anche linguistica, dobbiamo dire, efficace. Tutto sommato è il testo base che utilizziamo anche adesso, però insieme a una serie di leggi speciali. L'ordinamento si è enormemente complicato rispetto a quell'epoca e le leggi sono scritte talmente male che davvero possono interpretare. Veramente oggi c'è l'arbitro, quando l'avvocato di Todoro dice, insomma, c'è sostanzialmente l'arbitro del giudice, cioè il giudice che si fa delle suggestioni, è un discorso che possiamo applicare soprattutto alla ricostruzione giuridica degli istituti che fa il giudice, perché si trova una parte il giudice che nella stessa situazione dà una certa impostazione
di tipo giuridico a quella fattispecie concreta e un altro giudice che dà la costruzione e l'impostazione è esattamente opposta. Così capita tra primo e secondo grado, così capita tra giudici di fori diversi. E allora oggi, voglio dire, pensiamo proprio in materia di acquisizione probatoria. Noi sentiamo dire di tutto, non so, l'articolo 421 del codice di procedura civile, di cui prima accennava l'avvocato Di Teodoro, che è l'articolo del codice di procedura civile che dà ampi poteri al giudice, cioè il giudice ha dei poteri istruttori sostanzialmente illimitati nell'ambito del diritto del lavoro, perché da un lato l'ordinamento pone delle preclusioni e delle decadenze molto rigide, dall'altro dà al giudice, in nome della finalità del raggiungimento della verità materiale, gli dà poteri che sono amplissimi e lui può mettere tutti i tipi di prove, anche i tipi di prove che non sono previsti dall'ordinamento e anche al di là dei limiti previsti dal codice civile per il processo, per il contenzioso civile ordinario. Ecco, anche questa norma è stata interpretata, è una norma del 73, no? Perché la riforma è del 73, ma pensate che dopo quasi 50 anni ancora oggi vi sono oscillazioni giurisprudenziali sulla sua reale portata, perché c'è chi ritiene che sia una norma che effettivamente dà un potere limitato al giudice, che può anche sopperire addirittura alle decadenze in cui la parte sia in corsa, e altri invece che altre impostazioni giurisprudenziali, dobbiamo dire ormai prevalenti, che invece delimitano questo potere soltanto a certe condizioni, soltanto quando il fatto sia emerso nel corso del processo e non era conosciuto prima dalla parte, quindi senza sopperire alle mancanze stesse della parte. Però per dire, voglio dire, ci sono insomma queste oscillazioni che addirittura dopo anni continuano a esservi su una stessa norma che pure potrebbe ritenersi apparentemente tra le più chiare. Così pensiamo, non parliamo poi del settore previdenziale, che è il massimo della confusione normativa. Insomma, dopo anni si discute ancora sulla prescrizione. La Cassazione dopo anni ha posto fine speriamo che abbia posto fine, perché non è detto che non esca una Cassazione di segno contrario, sulla prescrizione della cartella esattoriale in materia previdenziale dopo la notifica della cartella stessa, se la cartella va equiparata a una sentenza, quindi a un titolo giudiziale, oppure è un titolo amministrativo che quindi conserva la vecchia prescrizione quinquennale. Ma non voglio cadere troppo nell'ambito tecnico, però per dire che ci sono veramente delle confusioni e delle oscillazioni che sono continue e che minano continuamente la certezza del diritto, perché aprono effettivamente lo spazio alla discrezionalità, che diventa arbitrio, perché al di là della buona fede personale del giudice, che è convinto della bontà di una certa tesi, ma finché non si raggiunge un'effettiva nomofilachia e la si raggiunge dopo anni e in tanti ambiti, pensiamo anche nel pubblico impiego, pensiamo a tutta la tematica del riconoscimento della progressione dell'anzianità di servizio maturata da parte per esempio del personale scolastico prima della stabilizzazione, una cosa sulla quale si è discussa per anni, soltanto adesso la Corte di Giustizia sembra aver messo un punto fermo. E allora, volendo insomma conciliare, voglio dire, gli opposti orientamenti espressi dal consigliere Francione e dall'avvocato Di Teodoro, io concluderei da dove sono partito. Bisogna considerare l'ambito del fatto prevalente nell'ambito del diritto penale, dove insomma, di diritto c'è tutto sommato poco, perché c'è una fattispecie determinata anche per un vincolo costituzionale, e dove l'arbitrio del giudice invece si riversa sulla ricostruzione del fatto, e invece la prevalenza del diritto nell'ambito del diritto civile e del diritto del lavoro, dove insomma diciamo questa vocazione del giudice romanziere si manifesta ai fini della definizione di un romanzo giuridico. E allora come si può passare nell'ambito del diritto del lavoro in particolare da un giudice romanziere a un giudice scienziato anche là? Là facciamo riferimento in questo caso non alle scienze, voglio dire, di tipo biologico o di tipo medico che attengono al fatto, ma io penso che la rivoluzione, e quindi qui raccolgo l'ispirazione che muove la tavola delle prove legali, la rivoluzione che deve avvenire nell'ambito del diritto del lavoro, del processo del lavoro, è una rivoluzione della tecnica normativa, cioè bisogna stabilire una tavola delle tecniche di linguaggio, perché troppo spesso il legislatore usa un linguaggio del tutto casuale. Non so, come nell'ambito della tavola delle prove legali si dice che non è valida la tesi dell'uno, cioè si introduce il principio della tesi del principio dell'unus testis nullus testis, così nell'ambito, per esempio, faccio un esempio banalissimo, del diritto del civile e del lavoro,
si deve bandire l'espressione il giudice può, perché una volta che uno sciatto legislatore scrive il giudice può qualcosa, può fare qualcosa, può ammettere le prove, si discute per anni se questo giudice può significa che il giudice deve, oppure è una discrezionalità del giudice e come deve esercitare il giudice questa discrezionalità. E allora alla tavola delle prove legali nell'ambito del processo penale io vorrei contrapporre, vorrei giustapporre, cioè vorrei, voglio dire, completare questa opera ispiratrice della chiarezza e della certezza del diritto col proporre una tavola dei principi del linguaggio normativo nell'ambito del diritto del lavoro, cioè bandire alcune espressioni, chiarire il significato di altre espressioni affinché quel lavoro poi ermeneutico del giudice, che è inevitabile, che non è evitabile nell'ambito del processo civile e del lavoro, possa, voglio dire, incanalarsi su un terreno, voglio dire, di maggiore chiarezza e di maggiore trasparenza. E con questo chiudo, perché penso di aver rubato oltre il tempo che mi è stato assegnato. No, è stato un piacere, ringraziamo naturalmente il consigliere Colucci per le interessanti cose che ci ha detto. Però mi pare, ora rubo un secondo a Eugenio Dorio, a cui passerò la parola tra un istante, mi pare che ci siano una serie di aporie che si rincorrono da una parte all'altra, quindi siamo di fronte a un giudice che dovrebbe utilizzare il logos, la logica, e spesso invece questo logos va un po' di qua, un po' di là. Capisco i vari problemi che si sono creati nel momento in cui il barone di Montesquieu aveva deciso le separazioni fra, insomma, qui entriamo in ambiti, come dire, fisiologici e filosofici molto complicati, complessi. Eugenio, io direi di passare la parola a te per poi far girare, eventualmente fare un altro giro, va bene? Va bene, assolutamente. Allora, io innanzitutto voglio veramente ringraziare i tre relatori intervenuti, perché grazie, ecco qua, alla qualità dei loro interventi, penso che tutti quanti noi oggi pomeriggio abbiamo potuto beneficiare comunque di nozioni, di argomentazioni, ma anche un confronto. Ecco qua, abbiamo visto proprio due relazioni all'inizio che erano non antitetiche, però effettivamente strutturate in modo molto diverso, e poi abbiamo visto la relazione del dottore Colucci come le ha, ecco qua, sintetizzate e comunque le ha riaccordate tra loro. Quindi questo, secondo me, si è generata una situazione in questa nostra stanza del diritto, fondamentalmente oggi pomeriggio, una situazione che a me ha dato veramente una bella soddisfazione, ma proprio in termini culturali. Io mi sono segnato parecchie punti osservazioni nel corso delle varie argomentazioni dei relatori, però non voglio essere io, diciamo, a voler sovrastare. Preferirei a questo punto invitare proprio i colleghi che si sono collegati con noi, con questa stanza del diritto oggi, magari a fare dei quesiti per i relatori, se ci sono, o anche, come auspicabile, di solito sempre più auspicabile in questi casi, magari voler condividere una riflessione assieme, perché poi alla fine questi momenti culturali devono avere il loro momento, ecco qua, di massima somma, proprio in questo scambio in cui ci si scambia un punto di vista che può essere ideologico, può essere un qualcosa, ecco qua, una posizione concreta. Cioè, quindi da questo punto di vista penso che questo sia il fisiologico procedere di questo webinar, per cui io darei la parola agli intervenuti, invitandoli, chi voglia, ad attivare il microfono. Possiamo rifare un giro, Eugenio? Possiamo rifare, certo, un giro, perché è tutto no, giusto per poi per dialogare su quelli che hanno detto, no, poi dopo diamo la parola. Certo. Parlo prima io per rispettare soltanto la cronologia, no, solo questo. Posso? Sì. Allora, io riprenderò quello che è stato detto e racconto la mia esperienza per quanto riguarda l'infausto processo civile, in questo caso processo del lavoro, eccetera. Dovete sapere che quando io feci l'uditore a Roma nel lontano 1977, va bene, giravo tra tutti gli uffici, me lo organizzai io il sistema, no? Alcuni facevano solo una cosa, ma io devo capire come funzionano i vari uffici, perché tanto il tempo poi di imparare nei particolari, l'avrò sempre, andai su queste esecuzioni immobiliari a Viale Giulio Cesare a Roma,
e assistei praticamente a, veramente a un'ingiustizia. Cioè, praticamente, questa esecuzione immobiliare, da una parte ci stava questo tizio che rappresentava evidentemente questa impresa che pigliava questi appartamenti che venivano messi all'asta, e poi ci stava un povero Cristo con la moglie, due poverini, ma forse erano pure contadini, da Frosinone, una cosa del genere, eccetera, che cercavano di pigliare questo appuntamento, questo appartamento. Ma che è successo? Che praticamente questi alzavano, questi due di Frosinone, no? E quello continuava ad alzare. Insomma, alla fine questi due poveracci non ce l'hanno più fatta, no? E alla fine la casa se l'è presa questa impresa. Allora io sentivo il lamento di queste persone. Voi dovete sapere che poi, se io faccio il drammaturgo, è perché appunto poi tutti hanno ovviamente hanno a cuore il dolore delle persone, ma io particolarmente sono sensibile a queste cose. Quante volte pure esercitavo come magistrato in prima persona, per quanto dovevo condannare, ero addolorato. Quindi ero addolorato del fatto che questi poverini si lamentavano, dice guarda un po' questi qua, questi lo fanno per commercio, a noi quella casa ci serviva, quella casa là ci dovevamo vivere. Allora di là io capii che non avrei voluto mai fare il civile, perché praticamente io avrei dato ragione a loro, avrei dato un sistema per far sì che quei due poveracci si pigliavano la casa, perché quello là guadagnava, allora erano milioni, dei milioni del genere, quell'altro doveva vivere con quelli. Per me la giustizia è darla a quelli, non a quelli dell'impresa. Perché vi ho raccontato questo? Perché io ho sempre rifiutato, mi hanno offerto anche delle belle proposte, andare a fare il ditto commerciale alla seconda, che era prestigiosa, ho sempre rifiutato. Perché la prima cosa che avrei fatto, e mi avrebbero cacciato dalla magistratura, era che volevo sollevare questione di incostituzionalità, praticamente, no? Perché praticamente nella contenzioso civile, quindi anche del lavoro, deve vincere il più debole. Non mi importa a me che le norme, il diritto, queste cose, deve vincere il più debole, soprattutto quando il debole vive di quella cosa, per lui è vitale ad un certo punto. Quindi allora io a quel punto là capii, erano gli anni 70, già avevano cominciato i predatori d'assalto, capii perché i predatori d'assalto davano sempre ragione al lavoratore, perché il lavoratore con quella cosa là ci campa, l'imprenditore ci fa soldi, quelle ci campa, allora capii questa logica. Con questo che voglio dire, quindi avrei sollevato questione di incostituzionalità, tutte le norme non vanno bene, perché oltre agli interessi commerciali che difendono le norme sono fatte per il capitalismo, le norme sono fatte per dare ragione ai forti, non ai deboli. Quando poi c'è l'articolo 3 della Costituzione, la fraternità, secondo cui il compito dello Stato è rimuovere gli ostacoli di ordine politico, la sociale si sovrappongono al libero di quale svolgimento dell'attività di ogni cittadino. Quindi sulla base della articolo 3 della Costituzione bisognerebbe dare ragione al più debole, per il quale quella causa di qualunque tipo rappresenta un elemento vitale. Poi questa cosa qua, no? Me l'ho sottenuto così nel manicone, come si dice da noi, come il serpente, me l'ho sottenuto, e quindi allora sono andato avanti col penale cercando di fare il meno danno possibile, perché appunto uno degli errori, il collega Colucci, prende da questo punto di vista i giusti, perché di una saggezza, di una bontà l'ho conosciuto. Allora, la prima cosa, l'uomo giudice dovrebbe essere umiltà, e per essere umile tu non devi applicare la legge, perché la legge deve sempre andare addosso al povero, al debole. Allora, mi raccordo con quello che è stato detto, ecco, proprio dalla collega Colucci, l'oscillazione giurisprudenziale. La mia tesi era estrema, però vi ribadisco che i produttori d'assalto facevano proprio questo. Allora, io ho elaborato le avanguardie del diritto, mi sono rapportato alla giurisprudenza degli interessi, una visione ottocentesca, novecentesca, dove praticamente dice che il giudice, quelle norme extra legali di cui abbiamo parlato, il giudice praticamente non soltanto deve applicare la norma, ma deve realizzare gli interessi di un settore, l'interesse di un popolo, l'interesse di una nazione, l'interesse di singoli anche. Quindi questo si chiama giurisprudenza sociologica o giurisprudenza degli interessi. Veniamo a noi. Allora, il collega Colucci ha parlato giustamente di oscillazione giurisprudenziale. No, questo dell'oscillazione giurisprudenziale è stato trattato, io poi ho detto, ci sono tanti principi della tavola delle prove legali, è stato trattato ampiamente della tavola delle prove legali. Allora, che cosa si fa in questi casi? Va bene? Si fa molto semplicemente che si applica il favor rei nel campo del diritto penale e il favor debili nel campo del diritto del lavoro e nel campo del diritto civile. Cioè, io non dico proprio di rivoluzionare la legge come io immaginavo, roba del genere, ma se ad un certo momento ci sta un'oscillazione,
di fronte ad un caso bisogna pigliare l'ipotesi più favorevole al reo o al debole, quindi al lavoratore, a quelli che si deve comprare la casa che c'è solo quella e così via. Quindi questa è un'ipotesi anche del fatto di favor debili. Ora, questa è la prima via. Per quanto riguarda, allora, come ha detto il collega Lucci, no, il romanziere del diritto, per quanto riguarda il romanziere del diritto, io mi sono sempre posto questa cosa, no, ma anche del penale, no? Ma com'è possibile? Se io devo applicare la legge, com'è possibile che io interpreti in maniera più favorevole? Viene la Cassazione e interpreti in maniera più sfavorevole? Da questa che come sapete cosa è nata? L'annullamento della Cassazione. Noi non ci abbiamo bisogno della Cassazione, per tanti motivi, ma comunque questo è uno dei tanti. Di fronte ad un'interpretazione di una norma, dove se il magistrato, parlo del pretore, abbiamo parlato del pretore, se il pretore ad un certo momento di basso grado escogita un'interpretazione più favorevole, non vuol venire la Cassazione dice non va bene, ma non è che la Cassazione sia fatta da persone particolarmente intelligenti, non è possibile che il grado stabilisca che si debba interpretare nella maniera più negativa, solo il legislatore potrebbe interpretare in maniera diversa, in maniera sfavorevole. E infatti in questo caso vale il principio, ci sono vari articoli che ho pubblicato anche, allora, absolute favorei, cioè a questo punto qua, di fronte a due interpretazioni, vale quella più favorevole al re, ma scusa, ma perché dobbiamo applicare l'interpretazione della Cassazione? Con quale diritto la Cassazione, che non è il legislatore, può, di fronte a una norma che dubbia, interpretare in maniera più sfavorevole? Ecco che in questo caso, di fronte alle oscillazioni, quando si va nei vari gradi, oppure nello stesso caso, però di fronte a magistrati diversi, si applica il criterio della soluzione più favorevole. Un'altra chiave che abbiamo nella tavola del valore legale, che qui può essere applicata, è la matematizzazione delle decisioni dei magistrati. Allora, che cosa abbiamo proposto? Partecipando anche al webinar, con Luigi Viola, che ha creato la matematizzazione del processo civile, invitata a darvi una mano a fare anche la matematizzazione del processo penale. Però la matematizzazione del processo civile o penale che cosa comporta? Che noi possiamo con algoritmi possiamo stabilire le decisioni dei magistrati su quelli che hanno deciso e su quelli che decideranno. Ora, una volta che noi applichiamo questi principi che ho detto, abbiamo detto l'unus testis, il favore eccetera eccetera, favore debito, a questo punto noi possiamo addirittura creare degli algoritmi. Non solo, ma creando una rete informatica colossale, noi possiamo sapere in quello stesso momento, non solo, ma anche nel passato, come ha deciso quell'argomento un determinato magistrato. E dobbiamo adeguarci a quello che ha deciso il magistrato in maniera più favorevole. Questa è un'altra chiave della tavola delle prove legali. Adesso venendo ad un momento più ameno, più ameno, ecco, ho detto due cose un po' rivoluzionarie, abbattere tutto il sistema attuale del civile lavoro, abbattere il creare la giustizia degli interessi, il favore, eliminare la Cassazione eccetera. Allora qualcosa di ameno collegato a quello che ha detto l'avvocato di Teodoro. Allora vedete, per quanto riguarda Grandtrois e Pantoel, un piccolo episodio, ma riguarda questo tema sempre, che è questo, noi ci poniamo sempre da pensosi addetti ai lavori, magistrati, avvocati eccetera, ci poniamo sempre il problema: ma sto decidendo bene, sto decidendo male, eccetera, eccetera. Allora, il collega Marinelli, cassazionista, ma lui è in pensione anche, aveva scritto un saggio su Gargantà e Pantagruello, e da quella, è quello di cui abbiamo parlato prima, e da quella mi venne l'idea, dico, qua devo scrivere una cosa, è bella questa cosa qua dell'angelità. Io ho scritto, allora, i dati di Temi, sapete, Temi è la terra della giustizia, ma penso lo sappia lui, dati Temi, caso Cogne, praticamente racconto, l'abbiamo rappresentato in più posti, il caso Cogne ha giocato a dati. Cioè, praticamente lei c'è il giudice Brigadoca e quelle, adesso l'avvocato di Teodoro, e poi non so se con le collegi gli altri hanno letto questo così Gargantua. Brigadoca, traduttore italiano, praticamente c'è questo caso terribile di questo infanticidio e si pone questo quesito. E eccezionalmente ammette il suo cancelliere Tribulè ad entrare in capo di consiglio. Allora si dispera, dice, guarda, questo caso è intricato, non riesco a spiegarlo, vedo tutte le tavole. Allora dice Tribulè, dice, io ho un vecchio sistema per risolvere questi casi così intricati. Ah sì, qual è questo sistema? Giudice, lei me lo perdonerà, mi fate entrare in capo di consiglio, ma vi assicura la sua fede. Certo, mi dica. E trae dal taschino due bei dati, no? Va bene, giudice, ecco qua, questo è un vecchio
sistema, consigliato anche da certi antichi, da Ercole, eccetera, lancio d'Italia. Ah, bravo, Tribulì, però lei sta in camera di consiglio. E se mi io le ho promesso che nulla detto e nulla rifatto, ma anche lei però mi deve mantenere sa promessa, perché altrimenti lancio una maledizione mortuaria al che il Tribulè tocca certi particolari oggetti preziosi, va bene? Tribulè, io le dirò il mio segreto, no, e prende, vediamo se con le mani prende un affare così grande, uno scatolone così grande, uno scatolone grande, e lo apre. Escono certi dadi grossi, Tribulè, quelli che lei dice, è un mio vecchio segreto, sono 30 anni che faccio la giustizia lanciando questi bei dati. Ah, giudice, ma come fa? Lei è così stimato, ma come fa, giudice, che la considera un grande giudice, un grande... Tribulè, lei si deve applicare a tenere alcuni principi. Prima di tutto, ogni causa va meditata, ecco, l'abbiamo detto, la matura. Ogni causa deve maturare, ogni causa deve dare il tempo. E poi si accumulano i sacchi, si accumulano documenti, ma che sono queste storie? Butto per dentro al proprio Natale tutti questi documenti, ma che sono queste carte, queste cose? Poi, dove ha fatto questo? Col tempo che è trascorso, quelli penseranno che sta studiando, studia. Sa cosa le dico, Tribulè? Che lo studio delle leggi è un inutile idiozia. Perché non serve assolutamente a nulla, l'importante è l'intuizione e sono i dati, no? Ma lei come fa a motivare così divinamente? Io lancio il dato, esce una soluzione, pare colpevole, dispari innocente, dopo la motivazione la trovo sempre, no? Quindi deve creare una specie di orologio svizzero circolare che funziona perfettamente, ci mette la firma sotto o danno a morte e via, così va. Poi dopo non sappiamo, noi sappiamo Cogne come è finita, in quel caso là non si saprà, perché ancora è il caso Cogne. Allora, ho raccontato questo per darvi un po' di verità, un'ultima notazione, vi do un ultimo elemento e poi lascio la parola all'avvocato, al consigliere, collega. Allora, per quanto riguarda le ispezioni famose, no? A me mi piaceva perdere la capa questa ispezione del penale roba del genere. Allora, un'altra cosa che abbiamo escogitato nell'ambito della rivoluzione del sistema procedurale, abbiamo considerato, come ho già detto, il codice Vassallo uno scolapasta, no? Va bene, allora abbiamo ricreato il giudice istruttore. Adesso il processo è in mano ai pubblici ministeri, che fanno tutto loro, no? Addirittura fanno con la polizia giudiziaria, fanno elementi di indagine, qua c'è il conferenze che può dire, senza che ci sia un controllo reale su questi che loro combinano, vedi caso Meredith, Kercher, eccetera, eccetera. Allora, praticamente che cosa abbiamo nei processi? E poi c'è, poi ci sta il famoso filtro del giudice istruttore, della GIP, giudice Sogliola, no? Praticamente arriva in mano al dibattimento, arrivano processi che sono preconfezionati dalla procura, che è difficile poi controbattere, perché appunto poi c'è l'autodichia, per cui poi non ne parliamo del fatto che tutti indiziare, l'autodichia, processi di revisione, ma tutto la fascia, perché con l'indiziare come potrai mai contestare quelli che è stato costruito in chiave di pura logica? Sto quasi per chiudere. Allora, praticamente a questo punto uno degli elementi chiave di questa nostra rivoluzione è anticipare il giudizio al momento in cui si è verificato il fatto. A quel momento là, con un giudice istruttore, io ho fatto il giudice istruttore, riassumato, il giudice istruttore ho fatto benissimo, ed è un giudice molto equilibrato. Un giudice istruttore con un servizio nazionale di scienziati forensi. Allora, in questo caso, l'articolo 111 della Costituzione è ricostituito, perché il pubblico ministero e la polizia scientifica diventano parti, così come sono parti il difensore, il consulente, pronoto o prognoto. A questo punto il processo non viene matto al dibattimento, è una farsa questa, il dibattimento viene dopo, con cose preconfezionate, col tempo che trascorre. Il processo viene fatto sul posto, l'altro poco si trasferisce tutto il tribunale sul luogo dove è stato commesso il delitto. Perché ho detto questo? Perché appunto a proposito degli ispettori, no? Ma gli ispettori, ma chi ci stava quando gli ispettori hanno interrogato i testimoni? Un giudice di intervento, un giudice di già a Monza abbiamo portato un giudice di intervento che intervenga immediatamente in questi casi e possa interloquire direttamente con i testimoni, possa sacralizzare quelli che dicono i testimoni. Ma come volete che un ispettore, con tutto il rispetto, un ispettore che ha degli interessi particolari del gruppo quartiere, un poliziotto, un carabiniere che hanno ovviamente, diciamoci la verità, una visione, diciamo, di ricerca del colpevole, roba del genere, possono avere quella neutralità chiesta dal 111 della Costituzione. Quindi il giudice istruttore
come si faceva un tempo e come si fa adesso in un processo scientifico, intervenire sul posto. Poi il giudice Stone, basta, già quando è stato creato il sistema, molti avvocati pensosi hanno detto: guarda, bastava aprire il giudice istruttore dopo tutto questo casino, permettere al giudice istruttore fare queste attività col difensore presente. Questo è tutto. Poi il giudice istruttore, quando avrà esaminato gli atti, potrà prosciogliere, potrà rinviare a giudizio, ma se rinvia a giudizio con la griglia delle nostre tavole delle prove, state sicuro che le prove ci stanno, non come adesso che si va in dibattimento. Non è vero che le prove, si va al dibattimento perché ci sono delle prove, ci sono molte volte, il 50% delle persone sono innocenti che vanno in carcere, ma quali prove? Il dibattimento è una farsa, è merito, e con la farsa torniamo un'altra volta alla commedia. Io ringrazio e vi lascio la parola. Grazie Gennaro, scusate, intervengo. Allora, innanzitutto Gennaro, tu mi insegni che il processo ha un'origine, sempre questi greci, benedetti o maledetti come possiamo definirli, con il teatro. In realtà il processo è teatro, nasce dal teatro ed è ancora oggi teatro. C'è però un animale terribile all'interno dei processi, soprattutto quelli penali, ed è una bestia famelica terribile, una bestia che vuole il contributo di carne umana puntualmente, che si chiama doxa, e mi rilascio al professor Franco Di Teodoro, che prima ne ha accennato qualcosa. Questa doxa, l'opinione, la gente che vuole, no, ma come mai? Professore, dopo queste, vogliamo entrare un attimino veramente a gamba tesa nel processo, sia civile in questo caso, quello che riguarda il codice, il diritto del lavoro. La doxa continua a avere questo, vuole anche nel processo civile, vuole il suo contributo di carne? Sì, e ahimè una conferma mi viene proprio dalle parole del dottor Francione, il quale ritiene, al contrario di quello che diceva Calamandrei, Calamandrei diceva che il giudice deve applicare la legge, non deve fare giustizia. Applicare la legge vuol dire non essere un giudice asettico che ignori le sofferenze umane, ma è un giudice che tiene un comportamento uniforme, e le regole del processo servono appunto ad evitare l'arbitrio. L'esatta interpretazione della legge garantisce l'uniformità dell'applicazione della legge stessa e quindi evita quel fenomeno tipicamente italiano in forza del quale una cospicua percentuale di sentenze viene purtroppo riformata. E poi, ma siamo sicuri che difendere, come dire, ideologicamente, pregiudizialmente una parte del processo, vedi il lavoratore, a scapito dell'altra, sia davvero fare un favore alla collettività? È ben vero che se il giudice si piega agli interessi di una parte, favorendo, per rimanere all'esempio, il lavoratore in quella determinata controversia, sia ben chiaro, non perché è un suo amico o perché è un giudice intellettualmente corrotto, no, ma perché ideologicamente è portato a fare questo, ebbene io sono sicuro che magari farà un favore certamente a quel singolo individuo, ma fa un torto enorme alla collettività, perché favorire acriticamente le istanze del lavoratore, per rimanere in tema e all'esempio che facevamo prima, significa danneggiare il sistema paese, e lo vediamo sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che qualche anno fa il nostro legislatore varò una legge, il cosiddetto decreto a tutele crescenti, lasciamo stare i numeri, il decreto 23 del 2015, che aveva lo scopo di rendere certa la sanzione economica in caso di licenziamento illegittimo, X mensilità per ogni anno di servizio, in modo tale che, e rendere quindi la reintegrazione estremamente residuale. Come tutti i frequentatori delle aule di giustizia sanno, la giurisprudenza ha stravolto, ha eroso questo concetto,
fino alla Corte Costituzionale, anche recentissimamente, che ha di fatto scardinato il sistema della legge. Sicché allo stato attuale l'intenzione del legislatore, che era, ripeto, quella di rendere, certo il costo per un licenziamento illegittimo, tale effetto, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha stravolto. Ora, tutto ciò, ripeto, potrà fare un favore e rendere contenti Tizio o Caio, ma sicuramente danneggia tutti noi. Basti pensare, e chiudo, che in questo periodo terribile di pandemia il legislatore è costretto, per mantenere in piedi i posti di lavoro, ad andare avanti, scusate l'espressione, a botte di deroga, per vanificare il cosiddetto decreto dignità, che aveva imbrigliato il sistema dei contratti a termine, che è vero che possono rendere precaria la vita di tutti noi, ma comunque assicuravano lavoro a una moltitudine di persone, e quindi soltanto in forza di deroghe si può continuare a stipulare contratti a termine. Del resto, saltando ad un altro esempio, noi siamo riusciti a fare il ponte di Genova in qualche mese soltanto perché si è derogato al codice degli appalti. E allora significa che queste leggi, che così apparentemente vogliono favorire una parte a scapito dell'altra, forse questo favore non ce lo fanno. E infine chiudo. La mia tesi secondo cui nel processo del lavoro non c'è la tavola delle prove legali non è in contrapposizione a quella del dottor Francioni. Io auspicherei una tavola delle prove legali anche nel processo del lavoro, proprio per rendere, diciamo, per quanto possibile, certo il metodo di acquisizione della prova, non per imbrigliare naturalmente il processo logico del giudice, che deve essere libero, ma per rendere certo il metodo di acquisizione della prova. Quindi non si tratta di contrapposizione, ma anzi di un auspicio, per quanto utopico. Grazie. Grazie. Dottore Colucci vuole integrare? Vuole... Sì, no, facendo la mia riflessione su quanto è stato detto, dobbiamo dire che il consigliere Ragione proponeva di questo parallelismo tra parte debole e il reo, parte debole nell'ambito del processo del lavoro e il reo nell'ambito del processo penale. Le cose sono un po' più complicate, nel senso che il reo nell'ambito, cioè l'imputato, l'indagato nell'ambito del procedimento penale ci sta sempre. Non sempre c'è una parte debole nell'ambito del processo del lavoro, o non sempre è individuabile una parte debole, non sempre il giudice ha gli strumenti per individuare la parte debole. Faccio un esempio molto, molto banale, non so. Guardiamo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè il datore di lavoro, l'imprenditore licenzia perché vuole sopprimere un posto in quanto non ce la fa più a sostenere, diciamo, i costi di gestione, quindi deve necessariamente sopprimere un costo, altrimenti l'alternativa è la chiusura dell'azienda, per cui sopprime un posto, ne fa le spese il lavoratore che occupava quel posto. Ecco, chi è la parte debole in questo caso? Qual è il bilanciamento degli interessi che deve fare il giudice? E non so, nell'ambito del pubblico impiego molto spesso c'è da dubitare che la parte debole sia il lavoratore. In alcuni casi sì, in alcuni casi lo è, in alcuni casi è testato da parte di alcune amministrazioni politicizzate, ma in altri casi il lavoratore nel rapporto di pubblico impiego cosiddetto privatizzato in realtà è la parte forte, non debole, per cui è un contemperamento, un bilanciamento di interessi molto più complicato nell'ambito del processo del lavoro. Per questo io ritenevo che il fatto può essere elaborato in modo diverso anche attraverso presunzioni, purché con regole chiare, purché con principi chiari. E anche in questo ambito il ricorso, per evitare ingiustizie, per evitare ovviamente risultati paradossali, il ricorso ai principi generali e alle clausole generali, che nell'ambito di una cornice di costituzionalità del sistema possono in buona parte evitare che il giudice raggiunga un esito della lite aberrante. Ecco, tutto questo per dire che il processo civile si intrecciano interessi di tipo diverso, si incide su una dinamica
contrattuale, molto spesso paritaria, molto spesso di difficile definizione, che è meno banale, tra virgolette, non perché non per sottovalutare, voglio dire, il processo penale, che è in sé più delicato, ma che è meno banale, che è meno banale da un punto di vista della costruzione giuridica di quello che è il rapporto tra potestà punitiva dello Stato e il soggetto cui è attribuita una certa responsabilità. Questo è il chiarimento che volevo dare. Beh, interessantissimo, è molto interessante. Qui sorgerebbero a me, come dire, mi solleticano un sacco di idee in questo settore, perché sono state veramente, come dire, enunciate molte cose interessanti, e mi verrebbe in mente il luddismo, no? Come dire, visto che parliamo di diritto del lavoro, quando si ritornò, come dire, a distruggere le macchine perché si pensava che appunto potessero in qualche maniera trasformare il lavoro in, come dire, i lavoratori dovessero sparire. E questo non è accaduto naturalmente nel periodo dell'Inghilterra del XVIII secolo, se non sbaglio. Ma io, come dire, sono stato, come dire, solidificato da questa serie di pensieri che si sono affollati, perché è talmente interessante. Ho affrontato l'argomento del processo del lavoro come un semplice acusmatico, quindi non come un vero e proprio esperto, perché non è il mio settore, però mi ha molto affascinato la materia. Eugenio, io direi facciamo fare delle domande a chi ha partecipato. Sì, diamo priorità alle domande da parte degli intervenuti, certamente. Poi mi riservo una curiosità, me la riservo poi per i 5 minuti finali, magari, da poter discutere assieme. Per cui, se ci sono domande da parte di coloro che oggi hanno avuto piacere di intervenire a questo consesso, la potete tranquillamente fare attivando il microfono. Volendo, potete usare la chat in alternativa, come preferite. Sì, no, qualcuno deve rompere il ghiaccio, perché è chiaro, no, all'inizio, all'inizio è sempre problematico. Ah, siamo ecco qua, non penso che siamo in una condizione di particolare soggettività, da questo punto di vista. Siamo stati così esaustivi che non c'è bisogno di altre domande. Volevo, a questo punto, colgo io, mentre magari si elabora un attimo un quesito, lo si vuole scrivere, elaborare. Colgo l'attimo a questo punto, mi concedete. Io ovviamente sono un tecnico, sono di base, provengo dal mondo scientifico, quindi scientifico applicato al forense, però chiaramente ho un background diverso di formazione, però per motivi professionali ovviamente entro nel settore della giustizia anch'io, come perito o come consulente. Particolarmente ovviamente ci sono rientrato nell'ambito penale, ma non sempre, perché anche nell'ambito civile, non mi riferisco al civile lavoristico, per esempio mi riferisco all'ambito civile relativamente ai procedimenti di accertamento della paternità, ok? Laddove chiaramente il DNA molto spesso, dove c'è una parte attrice che propone una visione e c'è la convenuta che sconviene proprio su quella che era dichiarata sulla pretesa della parte attrice, molto spesso ecco qua il giudice va a disporre quell'esame tecnico. Benissimo. Ora io volevo fare una riflessione congiunta, e approfitto della presenza dei relatori a questo punto, su questo, cioè il principio di fondo tra il penale e il civile è diverso, ma la nostra risultanza, il nostro rapporto di scienziati è il medesimo, a prescindere se noi applichiamo in ambito penale o se siamo chiamati in ambito civile. Vi ho fatto l'esempio della paternità, ma giusto perché è quello che mi ha toccato da vicino varie volte. Nell'ambito penale, come è stato detto, il fatto deve prevalere e comunque c'è bisogno per il giudice della certezza, almeno ci sarebbe bisogno per giungere ad una determinata decisione. Nell'ambito civilistico, invece, deve prevalere l'aspetto giuridico, il diritto, e chiaramente vige il principio del più probabile che non. Benissimo. Fatta questa riflessione, ora, se noi tecnici offriamo una risultanza, abbiamo detto una qualsiasi cosa, abbiamo dato una dichiarazione di compatibilità di un DNA o di non compatibilità, benissimo,
Questa risultanza, che è di per sé neutra, entra nella tipologia di procedimento in penale, si andrà a vedere chiaramente tutta una serie di fattori di acquisizione che chiaramente lì è più delicata. Nell'ambito civile è più agevole perché i soggetti sono disponibili o al massimo una resumazione, comunque i campioni sono relativamente facili. Dove sta il problema? Il problema è che con un principio nel civile diverso da quello del penale, cioè mi basta che sia più probabile, noi rischiamo che il giudice possa decidere per probabilità statistica. E noi molto spesso con il DNA, questo è un qualcosa che dobbiamo su cui dobbiamo cercare di avere l'attenzione di giudice per spiegare che 99.99, quando noi diciamo c'è questa certezza, non vuol dire siamo certi. È una cosa ben diversa, perché molto spesso dei colleghi mi hanno dato delle esclusioni di paternità sulla base dei campioni analizzati. Siamo andati a vedere perché c'era questa esclusione, perché i kit utilizzati erano kit diversi, cioè la compatibilità non ci sarebbe mai potuta stare, anche se c'era realmente. Però come glielo vai a presentare, a spiegare una circostanza del genere ad un giudice che noi ci intervenivamo come consulenti della parte, ovviamente, e con un giudice che è alla ricerca di un più probabile che non, diventa difficile anche far valere una tipologia di considerazioni di questo tipo. Questa era una considerazione che volevo fare magari e condividere con i relatori. Poi, in ultimo, e finisco, si è parlato di tavola di prove legali al mondo penale, ma anche al mondo del lavoro, come appunto ha detto il dottore Colucci nella sua, al termine della sua relazione. Ebbene, io ci ho visto un qualcosa comunque di utilizzabile, cioè di producibile, di concretizzabile, e si chiama standard, ossia introduzioni di standard. Noi in scienza, io comunque sono stato anche solo un ricercatore, svolgo della ricerca scientifica nel mio ambito ovviamente, e noi senza la produzione di determinate banche dati, vedi banca del DNA o gli standard, noi non possiamo fare la ricerca. Perché? Perché non possiamo uniformare il sistema. Benissimo, da questo punto di vista non è quindi impossibile cercare di trovare uno standard, uno che vada bene per il penale e uno che possa andare bene per l'ambito sia civile che civile lavoristico. Quindi questa era la considerazione che magari volevo fare, non lo so, sapere un parere dei relatori magari su, mi farebbe piacere se qualcuno vuole diciamo darmi una risposta. Era una considerazione quella che ho fatto, però penso di aver sollevato un punto su cui magari possiamo discutere. Le regole già ci sono, nel senso che si tratta appunto di un problema di valutazione della prova. Lei parte da un presupposto secondo il quale, per rimanere all'esempio del disconoscimento di paternità, il soggetto ha aderito alla richiesta di sottoporsi all'esame, oppure non poteva non aderire perché appunto appunto fatto sta che c'è la prova, perché nel caso in cui, mi pare di ricordare, la giurisprudenza dica questo, nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi alla prova, il giudice considera questo atteggiamento come un argomento di prova. Esatto, naturalmente spesso è così, lo valuta insieme ad altri, ad altri elementi, ma diciamo che quando è sempre un problema di valutazione della prova, è alla fin fine la valvola di salvezza dell'ordinamento sta nell'applicazione del principio dell'onere della prova nel giudizio civile e nell'onere del lavoro. Cioè, se il giudice ritiene incerta la prova o la ritiene contrastante, applica il principio della regola della prova. A chi spettava quest'onere? All'attore? Al convenuto? Il mancato raggiungimento o l'incertezza della prova va a scapito della parte che era onerata di provare il fatto. E quindi immagino che, almeno dal mio punto di vista, la soluzione sia questa, insomma. Grazie, avvocato. Perché... Sì, posso aggiungere? Sono d'accordo con questa costruzione, voglio dire, argomentativa, nel senso che si intreccia il principio di onere probatorio, per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto azionato. Questo è un punto di partenza, sempre con la particolarità del ragionamento probatorio nell'ambito civilistico, che si differenzia da quello penalistico, cioè quella differenza
secondo me lo stesso risultato scientifico, no? Come lei diceva, cioè il 99.9 può avere una valenza diversa nell'ambito, una utilizzazione diversa da parte del giudice nell'ambito del diritto penale, dove quella certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, impone, voglio dire, parametri di valutazione diversi rispetto al più probabile che non, per cui il 99.9, ma anche il 51.1 mi può andare benissimo e può rappresentare un momento di assorbimento dell'onere probatorio in un ambito in cui io non devo tutelare un interesse a scapito dell'altro, ma devo semplicemente cercare ciò che probabilisticamente è accaduto o è la verità, che magari non lo è, però non mi posso porre o non mi devo porre, non ha senso porsi un problema di garanzia della certezza, perché appunto, come dicevo prima, il bilanciamento che opero è di tipo diverso rispetto alla rigidità del giudizio penale. Scusate, anche qui mi sorgono una serie di domande, sarebbe, anche stasera sarebbe un webinar che dovrebbe durare, non dico all'infinito, ma quasi, perché insomma qui sono come le ciliegie, una tira l'altra, no? Ma io voglio rilanciarmi un attimino a Gennaro, no? Il giudice con i dadi, perché abbiamo parlato di probabilità, abbiamo parlato di statistica, adesso io racconterò una storiellina epurandola, perché sarebbe un pochino scurrile, ma cercherò di renderla veramente più adatta all'argomentazione. Perché quando si parla di probabilità si parla anche naturalmente di statistica. La statistica, io ricordo ai tempi che frequentavo l'ambiente universitario, c'erano alcuni che facevano le battute, dicevano: lo sai cos'è la statistica? La statistica è quella scienza che dice che se la testa nel forno è il sedere dentro il frigorifero, tu statisticamente devi stare bene. Qual è? Ecco, in questo caso si può utilizzare la statistica davvero per i processi penali, civili? E questa è la domanda che pongo io, in questo caso, al professore Teodoro. No, non la sentiamo. Verrebbe da citare un autore carissimo al dottor Francione, che è Popper, perché proprio ieri, guarda caso, c'era un articolo di fondo di Riccardo Viale sul Corriere della Sera, che discuteva di quello di cui si discute in questi giorni, cioè l'efficacia o meno dei vaccini, la campagna vaccinale, i Novax, eccetera. E molti, diceva l'articolista, citano a sproposito Popper, perché a proposito di statistiche, appunto, molto spesso si tende a costruire un caso, quindi a costruire una tesi, una teoria sulla scorta di pochi numeri anziché grandi numeri, senza considerare che la scienza, come sapete molto molto meglio di me, si fonda comunque su dati statistici o probabilistici. Diciamo così che le tesi prevalenti sono alla fine quelle più accreditate, naturalmente. Certo, e torniamo a Popper, nulla vieta che ci sia qualcuno che dica il contrario e quindi ci sia una parte minoritaria di scienza che metta in dubbio le acquisizioni che si sono avute da parte della comunità, diciamo così, di una determinata comunità scientifica. E il giudice, quando applica le regole in materia di prove, di acquisizione delle prove, soprattutto quando le va a valutare in camera di consiglio, non fa che affidarsi spesso addirittura alle regole di comune esperienza, e quindi per regole di comune esperienza deve andare necessariamente per approssimazione, ma deve pur sempre usare un criterio razionale, logico, soprattutto quando ha a che fare con concetti indeterminati, con clausole o norme elastiche, che sono quelle alle quali faceva riferimento prima il dottor Colucci. Ad esempio, me ne viene in mente un altro, in materia di licenziamento, per rimanere nel processo del lavoro, di un lavoratore in condizione di handicap, si applica la disciplina antidiscriminatoria, la faccio breve. Insomma, il datore di lavoro
non soltanto deve cercare di reperire un altro posto al lavoratore che sia compatibile con la sua, con le sue minorazioni, ma deve adottare, diceva la direttiva comunitaria che è stata recepita nel nostro paese, ogni accomodamento ragionevole. E beh, ditemi voi se questo non è un concetto estremamente indeterminato, elastico, che costringe il giudice appunto a, o costringe, che lascia al giudice un amplissimo margine di discrezionalità, e nel farlo non può che affidarsi certo non alla tesi di nicchia di un determinato scienziato, ma deve necessariamente seguire un criterio probabilistico, statistico, e affidarsi quindi a un concetto sedimentato nel tempo che possa reggere. Prego, consigliere. No, pensavo avesse finito l'avvocato di Toro. No, volevo, se posso agganciarmi a quello che stava dicendo, proprio in materia di discriminazioni, parlavamo prima di onere della prova e di rilevanza dell'elemento statistico. Io voglio citare a tal riguardo proprio l'articolo 28 in materia di discriminazioni, quindi di lo speciale procedimento antidiscriminatorio nell'ambito nell'ambito lavoristico, delineato dall'articolo 28 del decreto legislativo 150 del 2011. Il comma 4 è molto interessante perché recita così: quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, cioè il ricorrente sarebbe il lavoratore che si ritiene discriminato, fornisce elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico dai quali si può presumere l'esistenza di un comportamento discriminatorio a suo danno, si intende, spetta al convenuto, cioè al datore di lavoro, l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. Cioè qua l'elemento statistico assurge quasi a ruolo di agevolazione probatoria per il ricorrente, che viene esonerato semplicemente deducendo un elemento statistico a suo favore per radicare l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione, quindi l'onere della prova contrario, in capo alla controparte datoriale. Cioè basta sostanzialmente che il lavoratore dica: io mi trovo in questa azienda, sono l'unico musulmano e ritengo di essere discriminato per i turni, per i trattamenti vari di tipo lavoristico, proprio in quanto musulmano. Se, voglio dire, riesco a produrre una statistica da quali emerge che per esempio nell'organizzazione dei turni i musulmani hanno delle sofferenze in ambito nazionale, in ambito locale, eccetera, a quel punto è esonerato il lavoratore dall'onere di riprovare l'effettività della sussistenza della discriminazione a suo danno, per radicare la discriminazione in capo all'altra parte. Perciò è molto interessante questo passaggio perché indica una tendenza normativa a radicare la a inserire la statistica a incidere l'incidenza della statistica sul particolare meccanismo probatorio della prova della discriminazione. Sì, la prova. Ora, sempre il dottor Doria ha parlato dal punto di vista tecnico, io non ho le conoscenze, naturalmente neanche le vostre conoscenze, però ho le conoscenze per quanto riguarda il raccoglimento delle prove, quelle le devo avere perché è il mio mestiere, quindi devo sapere. Però devo sapere altrettanto che la prova deve avere alcune caratteristiche per essere definita tale, ed è chiaro che noi parliamo solitamente, quando parliamo di processi, quindi parliamo di processi penali o dei processi civili, in questo caso facciamo un po' come dire, quando andiamo in aula oppure in aula di consiglio, praticamente entriamo nella macchina del tempo, dovremmo tornare indietro, ricostruire quello che è stato il passato, ricostruirlo, come dire, nel miglior modo possibile. Però sappiamo tutti che questo non sempre accade, non sempre, come dire, riusciamo a cristallizzare le prove come tali. Ecco, la definizione di prova, per quanto riguarda anche il mio punto di vista, il mio ragionamento, è il sistema più che altro è quello galileano, quello della ripetibilità della prova. Questo però sappiamo tutti che non può avvenire. Va bene, perché come dire, le situazioni, una volta che sono state, come dire, avvenute, dobbiamo cercare di ricostruirle con dei testimoni che siano innanzitutto fidabili, che siano capaci, come dire, di costruire, anche per, poi sappiamo tutti, in questo caso sappiamo noi che lavoriamo in questo campo, che i testimoni spesso fanno anche loro stessi della confusione, due testimoni magari che assistono allo stesso episodio, entrambi lo ripetono, lo ricostruiscono nella medesima maniera, quindi sappiamo che ci sono anche delle difficoltà di tipo mnemonico. Va bene, Eugenio, io direi di passare a te la parola. Un attimo, poi faccio un intervento
faccio un attimo intervento da questo punto di vista. Intervengo? Sì. Genaro, no, voglio soltanto spiegare vai. Dal punto di vista della tavola delle prove legali, siccome avete portato tu hai portato avanti il problema della probabilità. Allora, come funziona? Funziona non con criteri soliti, il giudice col prudente apprezzamento, il giudice ragionevolmente. Queste sono cose, diciamo così, che non servono a nulla, sono parole. Noi non abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di fatti. Allora, i fatti sono matematica. Da una metafora che feci quando facevo il convegno a Firenze, voglio dire che con l'attuale sistema indiziario noi abbiamo un'asticella dove fare il salto in alto, no, per arrivare alla verità, tra virgolette. Abbiamo un'asticella messa a 30 centimetri con il processo indiziario, per cui è facile saltare di qua e saltare di là. Tanto è vero che il primo grado assolve, il secondo grado condanna, poi la Cassazione salta pure sto mezzo metro, quant'è, eccetera. Col processo per prove forti, quindi con tutto il nostro sistema delle prove durate, l'asticella viene portata a 1,10 m, quindi allora prima di saltare quell'asticella ce ne vuole che ce ne vuole. Allora con questo poi che cosa voglio dire? Voglio dire che noi con tutta una serie di regole, oltre che alle tecnologie che abbiamo indicato, eccetera, alle scienze che abbiamo indicato, prima di tutto quelle del DNA, roba del genere, abbiamo creato dei criteri matematici per creare degli algoritmi. Lo dico uno soltanto. Allora, se attualmente un testimone può portare alla condanna anche a decenni di galera di una persona, nella nostra tavola delle prove legali non va bene. Cioè, ogni testimone che parla deve trovare riscontro a quelli che dice. Quindi, allora, a livello matematico, quando andremo a costruire l'algoritmo, va bene? Perché il giudice deve seguire gli algoritmi, deve fare la matematica, non le chiacchiere. Perché le chiacchiere, io ci costruisco romanzi, ho scritto un romanzo di 600 pagine, se scrivo un romanzo di 100 pagine, scrivo anche una sentenza di 100 pagine, non è la verità. Allora mettiamo una regola. Allora, per esempio, se un solo testimone, no, quanto vale un solo testimone? Zero. Due testimoni che dicono cose diverse, zero. Due testimoni che dicono la stessa cosa, vale uno. Così ci siamo capiti, cioè perché dobbiamo creare una regola retrostante e creare, matematizzare quelle che avevo detto, parlare di standard, matematizzare, dobbiamo creare dei protocolli interpretativi, no? Perché solo il giudice mette una giurata. Secondo me il test è attendibile perché è stato coerente, non è questo. Allora creiamo a questo punto la matematica che serve a creare dei protocolli affinché il giudice possa procedere non più con le chiacchiere, con le parole, ma con gli algoritmi matematici. Se ad un certo momento ci sta una condanna in primo grado e in secondo grado ci sta la riforma in assoluzione, no. Già a livello logico mi sono sempre chiesto com'è possibile che una persona con gli stessi elementi venga condannata e poi venga assolto o viceversa. Però anche a livello matematico, allora assolto in primo grado, condannati in appello, uguale zero, non si può andare avanti, non è possibile con gli stessi elementi. Questa è matematica pura. Da questa matematica costruiamo gli algoritmi e con gli algoritmi noi ci avviciniamo a una verità matematica per quello che è possibile, perché noi lo sappiamo bene che la probabilità deve essere alta, la probabilità con questo metodo è alta, altrimenti è una chiacchiera, come la formula, quello che è probabile. Qual è la formula? Non mi ricordo bene come la dite voi. È sicuramente quelle, ma quelle sono chiacchiere. Come fai a dire che è probabile? Tu la devi dimostrare matematicamente la probabilità, altrimenti non vai avanti. Noi dobbiamo ricordarci che la certezza non l'avremo nemmeno mai, però possiamo alzare l'asticella. Ecco, questo è un puntino alla chiave. Poi adesso faccio un piccolo sfoggio di cultura, di epistemologia moderna. Io ho dovuto fare il filosofo, altro che giusto. Allora, oltre Popper c'è Feyerabend. Feyerabend è un anarchico della scienza. Feyerabend dice che noi riusciamo sempre a raggiungere un certo livello di probabilità. Oltre quel livello sembra che sia l'improbabile, ma in quell'improbabile ci sono universi di sensi. Però fermiamoci con Feyerabend, se noi dobbiamo chiudere le aule di giustizia. Questa è la visione del calcolo delle probabilità e del il più probabile che poi ho elaborato insieme per esempio a Luigi Viola, l'avvocato che ha fatto quello studio in materia di civile, lo deve fare anche in penale. Quindi noi dobbiamo con sistemi matematici rendere reale e probabile. Ovviamente poi il grado di probabilità renderà ancora più verosimile una scelta piuttosto che l'altra. Ecco. È vero. Okay. Comunque allora, il fantasma dell'errore giudiziario
ha sempre aleggiato all'interno delle aule di giustizia, da sempre. Mi ha colpito molto, faccio un'altra osservazione, come dire, faccio un ragionamento a, come dire, a voce alta. Quello che mi disse tempo fa un criminale, ma uno di quelli veramente con la, criminali con la C maiuscola, no? Mi disse, cioè, guardi, dice, Cannella, dice, io sono stato condannato per cose che non ho fatto, e quindi errore giudiziario, e assolto per cose che invece avevo fatto, altro errore giudiziario. Ci troviamo di fronte a due, come dire, una dicotomia terribile, perché sì, è vero, condannare una persona e mandarla in galera ad innocente è un errore giudiziario, ma assolvere una persona colpevole, anche questo è un errore giudiziario, ma questo capita. Questo errore giudiziario, questo fantasma che aleggia nelle aule di giustizia, al quale noi spesso sentiamo l'odore girando per le aule, ci sarà sempre, caro Gennaro, e lo sai meglio di me che tu ne hai viste veramente in tanti, tanti anni di professione. È vero, professor Franco Di Teodoro? Che vedo che appunto, 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 appunto. Io trovo singolare lo sforzo per cercare una tabella delle prove che in qualche modo vincoli il giudice e allo stesso tempo che privi però il giudice del potere di interpretare, di valutare l'attendibilità dei testimoni, riducendo a una formula matematica la valutazione della prova. E allora, scusate oggi le mie divagazioni, ma mi viene in mente il famoso libro di Daniele nel Vecchio Testamento, in cui l'episodio era questo: due vecchi per i tempi di allora, due persone autorevoli perché anziani della comunità, che svolgevano tra l'altro funzioni latamente giudiziarie nella comunità stessa, insidiano una fanciulla in un giardino, Susanna, moglie di, non mi ricordo il nome, di un notabile del paese. Siccome questa Susanna rifiuta le profferte di questi due anziani della comunità, i due anziani pensano bene di calunniarla, dicendo invece che questa Susanna ha tradito il marito ed è stata con loro. Poiché l'accusa, quindi adulterio e quindi lapidazione, condanna alla lapidazione. Poiché i due testimoni erano due, appunto, ed erano persone ritenute particolarmente attendibili nella comunità perché tra i più anziani, la condanna è pressoché scontata alla lapidazione. Se non che arriva, mandato da non si sa chi, ma probabilmente dal Signore, Daniele, il quale funge da giudice istruttore, se vogliamo. E che cosa fa? Interroga separatamente i due vecchi e chiede all'uno: ma dove eri quando hai insidiato questa fanciulla? Sotto un leccio è accaduto il fatto. E all'altro chiede: e tu dove eri? Sotto un albero di noci, risponde quell'altro, dimostrando quindi l'inattendibilità dei due testimoni, che nonostante fossero due, nonostante fossero considerati particolarmente attendibili, annullano vicendevolmente la loro testimonianza. Quindi non solo non basta un testimone, non ne bastano neppure due, ma questo grazie appunto all'opera di un giudice, chiamiamolo così, che riesce appunto a valutare la prova e a sottoporla a una specie di esame, chiamiamolo così, incrociato, ante litteram. Quindi mi pare estremamente difficile eliminare in capo al giudice questa valutazione critica della prova. Anzi, lo trovo pericoloso. È interessante anche ragionare su queste cose. Se uno non deve essere per forza tutti della stessa, però ecco qua, dalla discussione, soprattutto magari quando uno confronta un'opinione che può, o soprattutto quando non trova riscontro, magari possono nascere dei là,
degli incipit che sono molto interessanti. Ah, io dico la verità, a me piace fare il discussant, insomma. Quando è costruttivo, quando è critica costruttiva, cioè questo dovrebbe essere il senso. Comunque, in quel caso la prova a livello matematico era zero, perché non dicono le stesse cose i due testi. Però spostandoli nel moderno, ci poteva essere la prova decisiva, l'experimentum crucis del DNA. Allora, ma per dire come funziona adesso, io della verità è un po' anche allora uno dice diverso. Ma no, perché la prova del DNA poteva rivelare tracce di liquido organico su questa povera ragazza che magari però era stata violentata, non era consenziente. Quindi capito, anche una sommatoria, due testimoni che dicono cose diverse, uguale zero. Si annullano l'un l'altro, si annullano ovviamente, due testimoni dicono due cose diverse e non puoi dire queste, a meno che uno dei due riesce a portare degli elementi, come dire, concreti, tangibili, ecco in questo caso riscontri esterni, quindi dichiarazioni dei pentiti, Galilei docet ancora oggi, quindi c'è niente da fare. Siamo in chiusura. Domanda, se ce ne sono due. C'è una domanda che avevano scritto nella chat, poi mi sembrerebbe giusto magari rispondere a questo quesito e poi sciogliere questo piacevole incontro, che effettivamente veramente è stato, oltre che istruttivo, anche molto simpatico, devo proprio dire, da un punto di vista umano. Allora passo alla lettura di questo quesito nella chat. La prova del rapporto di lavoro nei giudizi contro INPS. Che ruolo hanno i documenti del rapporto di lavoro? Il fatto che provengano da un soggetto terzo, processualmente parlando, può inficiarne la validità? Questa è una domanda, non viene indirizzata all'avvocato Lionetti. Penso che questa vada al consigliere, ovviamente. No, non so se ho ben capito la domanda. Cioè, nel giudizio previdenziale, se i documenti che provengono dal datore di lavoro... Che ruolo hanno i documenti del rapporto di lavoro? E se il fatto che questi documenti provengono da un soggetto che è terzo nel processo, se può inficiarne in qualche modo la... No, non può inficiarne, via di principio, nel senso che sono dei documenti che provengono appunto da un terzo, cioè i documenti sono rappresentativi di una determinata realtà. Ovviamente, voglio dire, nell'ambito del giudizio del lavoro, come abbiamo detto, ci sta un ampio potere, un convincimento del giudice che si esprime attraverso un potere istruttorio molto ampio, per cui bisogna vedere che tipo di documento, qual è la fattispecie concreta, possono residuare dei dubbi su alcuni elementi di fatto e sicuramente il giudice, per esempio, può chiamare, o la parte stessa può chiedere di ascoltare il datore di lavoro su determinati aspetti del rapporto di lavoro, e quindi quella testimonianza ha il valore proprio di tutte le testimonianze. Si può escludere la persona del datore di lavoro, o comunque il documento in sé ha un'efficacia rappresentativa di una determinata situazione, se vi è la certezza della provenienza del terzo. Questa è la risposta che posso dare in termini generalissimi. Poi bisognerebbe forse circostanziare un po' perché il contenzioso previdenziale è un contenzioso estremamente articolato, estremamente vario, per cui bisogna vedere in quale ambito, voglio dire, giudizio. Se l'avvocato Lionetti, che saluto, se ho capito. Se è l'avvocato Lionetti, perché insomma sono stato a Foggia, quindi la saluto affettuosamente, può anche circostanziare e nel caso ne parliamo. Sì, assolutamente, perché... Sì, a meno che non si riferisca all'ipotesi in cui la causa è promossa contro l'INPS, nel caso in cui appunto il lavoratore chiede la costituzione di un rapporto contributivo e la legge dice che non sono ammessi testimoni ma soltanto documenti di data certa. Per la copertura contributiva, per esempio, per la riserva, quando è maturata la prescrizione, ma certamente si considerano i rapporti, in quel caso si considerano i rapporti, i documenti che sono di provenienza del datore di lavoro, si considerano i registri, per esempio, i registri tenuti a suo tempo dal datore di lavoro hanno l'efficacia rappresentativa piena della situazione che si esprimono. Poi vi possono essere situazioni diverse, vi possono essere giudizi di opposizione a carattere esattoriale, lì l'articolazione dell'onere può essere parzialmente diversa e quindi anche la valutazione del documento. Circostanziato la fattispecie si può essere più precisi, questo in termini di
come principi generali, possiamo dire. Va bene, sì, infatti ho visto che ha continuato a scrivere l'avvocato Leonetti, sì. Ha detto esattamente la precisazione corretta, per cui evidentemente è stato centrato proprio il cuore di quello che era, diciamo. Sì, forse la costituzione della riserva dopo la prescrizione dei contributi, quindi per garantire la copertura contributiva, lì assume un particolare rilievo la produzione documentale di provenienza del datore di lavoro, e lì certamente, non dico con ogni forzatura, ma con ogni pregnanza il giudice deve considerare, perché spesso sono gli unici elementi di prova di cui dispone il lavoratore che vuole essere coperto dal punto di vista contributivo. Bene, che dici, Eugenio? Ci sono altri quesiti, siamo fuori tempo. Siamo arrivati lunghi come l'aereo sulla pista, ma voglio dire, no, magari no come l'aereo sulla pista, perché sarebbe veramente tragico. No, ma io veramente stasera ho iniziato questo webinar. Sì, ero un po' titubante perché la materia, che come dire, la sentivo molto lontana da me, quindi dalla mia forma mentis, invece è una materia affascinantissima che richiederebbe il tempo e volato via. Vabbè, i relatori sono bravissimi, quindi Gianluca Francione, Teodoro e naturalmente anche il nostro consigliere, ma insomma voglio dire, io starei altre due ore qui, però capisco ci sono altri impegni e quindi bisogna affrontare anche altre cose. Grazie. Eugenio, sono le carte qua che aspettano. Abbiamo un po' di carte. Mamma mia, quindi Eugenio, io darei la parola a te per fare, come dire, la summa della serata e poi chiudiamo. Sì, vabbè, io ringrazio ovviamente gli intervenuti, ma soprattutto voglio ringraziare i relatori per il loro veramente pregevolissimo contributo che hanno portato, il dottore Francione che spesso è stato nostro ospite, e anche il dottore Colucci e l'avvocato di Teodoro, che grazie a voi, ai quali oggi veramente abbiamo, secondo me, aperto una discussione veramente bellissima, piacevole da ascoltare, oltre che assolutamente formativa, cioè molto formativa anche per il sottoscritto che non si è mai trovato a che fare col diritto del lavoro, e anch'io lo sentivo, ecco qua, distante da quello che poteva essere la mia applicazione professionale, assolutamente no, anzi, quanto sarebbe interessante continuare questi approfondimenti. Eugenio, io spero di avere nuovamente ospiti i nostri illustrissimi relatori, perché insomma credo che l'argomentazione non si può naturalmente esaurire e non può essersi esaurita con un'ora e mezza di dibattito. Certo, no. Quindi quando loro vorranno e ci faranno questo onore di averli nuovamente ospiti, sarà il nostro piacere averli nuovamente con noi.